Allora, come primo, un attimo, allora, come primo adempimento, per avviare i lavori di questo sesto congresso della CGIL Caravano a Venezia, va insediata la presidenza. Per cui si chiama la presidenza nel ruolo di presidente Enzo Pirito, e come ufficio di presidenza Gianfranco Fattorini della CGIL Nazionale, Michele Granato, segretario generale CGIL Calabria, Valentino Giuseppe, Avenoso Michela, Tallarico Bruno, Tavernichi Ernesta, Scalese Enzo, Chiarella Claudio, Arena Franco, Massimo Maina, Maruca Arnaldo, Dattilo Giovanni, Ruggi Elisa, Sodano Francesco, Vaichi Caterina, Cimino Tonino e Di Santo Umberto. Se non ci sono osservazioni, possiamo dare per esaurito questo punto. Quindi Enzo Pirito, per favore, alla presidenza. Se ci sono, se non ci sono, votiamo per alzate di deve. Contrari, astenuti, la presidenza è insediata, per cui Enzo Pirito con tutti quelli che sono stati chiamati. Sono onorato di partecipare assieme a voi a questo evento davvero eccezionale. Per me è davvero importante un congresso della CGIL, servirà a farci crescere nella nostra vita sindacale. Cominciamo subito con le incombenze che dobbiamo avere, ma qui dobbiamo avere. Dove sta? Chi ce l'ha gli elenchi? Allora, dobbiamo procedere alla lezione delle varie commissioni. La prima è la commissione verifica poteri. Proponiamo Sala Giuseppe come presidente, Meroni Daniela, Cimino Luigi, Tavernichi Alessandra, Tavernichi Alessandro,
Le grazie Giovanni. Facciamo un applauso allora, al Presidente perché hai votato. Se siete... qualcuno è il mio vito sbaglio, perché non ce l'ho messo? Ma abbiamo detto. Allora, se siete d'accordo, votiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? È passata la proposta. C'è quindi la commissione politica, si propongono Talarico Bruno come presidente, Santoro Antonietta, Marco Marchese, Averoso Michela, Frucci Elisa, Carchiti Daniele, Borelli Marilena, Minniti Alessandra, c'era Alessandra però, Montesano Giovanni, Curcuglioniti Antonio, Bertuzzi Antonella, Carlei Carlo, Console Francesco, Potente Ivan e Sonoro Francesco. Se siamo d'accordo, votiamo. Contrari? Poi parla. Che? Compagne nominate, mi sembra eccessivamente qualcosa come commissione. Ecco, la politica è una commissione importante. E si è cercato di tenere. Si è cercato di mettere assieme un po' tutte le categorie. Si è cercato di coinvolgere tutte le categorie, sembra giusto. Allora. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Contrari? C'è un contrario. Astenuti? Allora, la proposta passa a maggioranza, c'è un contrario. La commissione elettorale. Vaiti Caterina. Massimo Maida. Valentino Giuseppe, Scalese Enzo, Dattilo Giovanni, Maruca Arnaldo, Tavernitti Ernesta, Paolessa Nilde, Chiarella Claudio, Muscia Giuliana e Ratella Tommaso. Chi è d'accordo? Favorevole? Contrario? Nessuno? Astenuto? Nessuno, basta anche questo. Le commissioni, già abbiamo fatto le commissioni, adesso procediamo con la relazione del segretario di scelta. Non so perché. Che caldo, eh? Buonasera a tutti. Anch'io volevo, prima di iniziare la relazione, salutare tutti i delegati e salutare gli ospiti presenti. In particolare, rivolgo un saluto ai compagni e alle compagne delle stanze superiori CGL Calabria, categorie regionali, per essere qui. Ringrazio gli ospiti che vedo in fondo alla sala, ai quali chiedo pure di sono dei posti riservati in avanti, i colleghi di CISL e CUIL, poi la Presidenza, meglio di me, insomma, sarà capace di essere cortese con gli ospiti che interverranno. Volevo ringraziare soprattutto a nome di tutti noi, perché è un segno importante, sono giorni complicati, sono giorni pieni di impegni, il compagno Gianfranco Fattorini della CGL Nazionale per essere intervenuto qui ai nostri lavori in quest'oggi. Siamo in attesa del segretario generale della CGL Calabria, Michele Gravano, che ci ha promesso, insomma, ci sta per raggiungere. Nell'iniziare la relazione introduttiva vorrei che tutti noi provassimo, diciamo, a fare un gesto, un atto di riguardo nei confronti di una tragedia che rischiava di essere più
drammatica di quello che è stato. Prima di iniziare c'è arrivata la notizia che appunto un incidente ferroviario nella tratta di Gimigliano, nel trenino che va a Decollatura, da Catanzaro Nido a Decollatura, ha provocato per ora insomma dei feriti ai quali auguriamo ogni bene, e comunque ha creato diciamo dei feriti e un incidente abbastanza brutto, serio. Io credo che il congresso insomma possa mandare un segnale di un in bocca al lupo, di rispetto e di calore per coloro che sono stati coinvolti, a partire dai lavoratori che difendiamo e tuteliamo dentro le ferrovie della Calabria. Cari compagni, gentili ospiti e invitati, cari delegati, nell'aprire il dibattito del sesto congresso della CGL, della Camera del Lavoro CGL Due Mari, consegno alla platea dei delegati il mandato affidatomi quattro anni fa dal comitato direttivo. Non è un atto simbolico né rituale il mio, è il desiderio e la voglia che 182 delegati eletti nelle assemblee di base dai militanti della CGL, me compreso, chiamate a discutere ed infine a decidere sulla composizione dei nuovi organismi dirigenti, lo facciano liberamente e democraticamente. Saremo tutti coinvolti in queste due importanti giornate congressuali in una discussione impegnativa sul futuro della CGL e sulle aspettative che affideremo nelle mani di chi la dirigerà nei prossimi quattro anni, guidati dai nostri comuni valori che guardano al bene e agli interessi delle persone che rappresentiamo. Nei nostri interessi, la difesa del nostro Paese, della democrazia, dei principi della Repubblica, in rappresentanza del mondo del lavoro è la priorità che i lavoratori e pensionati ci hanno consegnato. Il lavoro è la nostra anima, la nostra identità. Sul lavoro si fonda la CGL e attorno al tema del lavoro costruisce le proprie proposte nei confronti della politica e delle istituzioni. Prima di pensare a come articolare la relazione introduttiva di questo nostro sesto congresso, ho riletto il mio intervento di quattro anni fa. Un esercizio di memoria che, come accade per le vicende umane che hanno scritto la storia, è sempre bene fare per evitare gli sbagli imperdonabili, come gli olocausti, le guerre, i genocidi, le persecuzioni, o farne tesoro, ad esempio, come nel caso delle rivoluzioni, dei movimenti, delle volontà politiche che hanno costruito diritti, giustizia sociale, uguaglianza, libertà. E in questo senso penso che non farebbe male al nostro Paese, alla politica e alle istituzioni ricordare quale spirito, quali aspettative, quali vocazioni e ragioni profonde hanno animato l'idea dell'Europa unita. Insieme, in un mercato comune, certo, ma che si muove in funzione degli interessi degli europei. Più attenzione ai bisogni, ai diritti e alla crescita collettiva del popolo europeo, insomma, e meno alla finanza. Perché il denaro non unisce le persone, semmai le divide, le classifica, le differenzia. Le risorse vanno distribuite dunque per tutelare gli interessi delle persone che, quando vivono dignitosamente, rendono dignitoso il proprio paese e la società. Non è un caso che con il diffondersi della crisi economica in Europa, nel nostro paese, in particolare nel Mediterraneo, crescano e si alimentano rabbia, paura, insicurezza, razzismi, odio, prepotenza. Sentimenti che portano ad azioni personali, come i suicidi, la delinquenza, i soprusi, i furti agli anziani, o ad atti scellerati, situazioni di estremo pericolo per la democrazia e per la pace in tutti noi, come quelli che si stanno consumando in Crimea. Sembrano distanti la Russia, l'Ungheria, la Grecia, le politiche europee, dai problemi locali, dal bisogno del nostro popolo. Ma non lo sono mai, perché necessariamente condizionano il nostro mondo, la nostra vita e quella della nostra terra. A farle apparire ancora più distanti è la mancanza di una politica lungimirante, un'idea collettiva e diffusa su cosa deve essere l'Europa. Se le politiche di rigore, di austerity, diventano un deterrente per alimentare scelte ingiuste di politica economica e non guardare i bisogni delle persone, si è autorizzati a pensare, come ha fatto il sindaco del comune dove vive Berivan, che questa ragazza non avesse il diritto a frequentare la scuola. Io ringrazio di cuore Lashan, la madre di Berivan, suo padre, per essere tra di noi stasera. Le opinioni espresse dal sindaco sulla vicenda nei confronti della CGL poco ci interessano e non meritano la nostra considerazione. Quello che è importante per noi è che grazie alla CGL, al nostro impegno, alla nostra determinazione, Berivan sia tornata a scuola. Una goccia in un mare di delusioni, sconfitte, fatica collettiva, mirata a risolvere i problemi della nostra gente,
ma una goccia che contribuisce ad appagare la nostra sete di giustizia sociale. Grazie a Rashan per averci creduto, affidando le sue angosce e la sua tutela e la tutela dei suoi diritti alla CGIL, permettendoci di farcene carico. È quello che dobbiamo continuare a fare nei prossimi anni, attraverso la nostra confederazione, le categorie e il sistema dei servizi, rafforzare la CGIL, farla crescere ed aumentare il consenso e l'adesione dei lavoratori e dei pensionati. Crescere significa credere, chiedere a chi ancora non lo ha fatto per scelta, per convinzione o perché non conosce la nostra organizzazione di iscriversi, di partecipare, di impegnarsi per la CGIL. Significa continuare a mantenere lo sguardo rivolto in avanti per dare voce a chi oggi non ne ha. Sono tanti i giovani che in questo nostro paese, specialmente nella nostra terra, non hanno voce, non trovano ascolto e risposte ai loro bisogni. In primo luogo le loro aspettative di vita, a come sarà il proprio domani e quindi il nostro futuro. Il lavoro che hanno conosciuto non solo non rientra nelle statistiche, ma neanche nel dibattito pubblico e nel sentire collettivo. Oltre a chi non ha avuto la possibilità di lavorare nel proprio paese, lo ha lasciato, a chi non ha mai avuto la possibilità di lavorare, c'è un'enorme quantità di persone che vengono sfruttate, alle quali vengono negati i diritti di lavoratori e di cittadini. Le leggi sul lavoro di questi anni non aiutano e il governo farebbe bene a passare dagli slogan ai fatti. E fanno bene a ricordarglielo le parti sociali, a cominciare dalla CGIL e dalla nostra segretaria generale Susanna Camusso. Servono azioni concrete e questa è la linea che abbiamo scelto di condividere con il documento Il lavoro decide il futuro, in questo nostro congresso e per i prossimi 4 anni. Azioni che riguardano anche noi e i tanti problemi aperti nel nostro territorio. Infrastrutture, sanità, servizi pubblici, sistema industriale, ambiente, legalità, disoccupazione, qualità della vita. Sono titoli che potremmo declinare intorno ai sostantivi lavoro e futuro. Ognuna delle vertenze aperte dalle categorie della Confederazione sul nostro territorio ha bisogno di trovare vie più brevi alla loro definizione. Per fare questo occorre determinazione ed una grande dose di resistenza. Occorre saper scegliere, ragionare, proporre, saper costruire alleanze con i movimenti e le associazioni, con le altre parti sociali e con la buona politica. Guardare gli interessi dei lavoratori e dei pensionati con rigore ed autonomia, facendo prevalere il bene di chi rappresentiamo, quindi della società che ci circonda. Il tema della nostra autonomia e della democrazia nella CGIL è stato oggetto di un fin troppo animato dibattito interno ed esterno alla nostra organizzazione. Il testo sulla rappresentanza, firmato il 10 gennaio dalla CGIL, sarà oggetto di dibattito nell'assemblea che organizzeremo in questo mese con CISL e qui nei luoghi di lavoro. Gli iscritti della CGIL voteranno, così come scritto nelle nostre regole, per esprimere un giudizio sulla scelta della segreteria che è stata già condivisa dal Comitato Direttivo Nazionale. Quello che penso sull'esasperazione del dibattito intorno all'accordo firmato ho già avuto modo di esprimerlo in altri luoghi, ma se posso anticipare... Bellissimo, l'almanacco del giorno dopo. Quello che penso sull'esasperazione del dibattito intorno all'accordo firmato, ho già avuto modo di esprimerlo in altri luoghi, ma se posso anticipare la mia opinione nel merito, credo che il testo firmato sia un'importante conquista per i lavoratori se saremo capaci di esercitarlo. Le preoccupazioni che dovrebbero, c'è qualche microfono acceso sulla presidenza, le preoccupazioni che dovrebbero rimarci rispetto all'accordo e sulle quali dovremmo concentrare il nostro dibattito sono gli strumenti che ci... Sì, se chiudete il telefono e passate le suonerie, riusciamo tutti quanti a rispettarci reciprocamente. Dicevo, quello che penso sull'esasperazione del dibattito intorno all'accordo firmato, ho avuto già modo di esprimerlo in altri luoghi, ma se posso anticipare la mia opinione nel merito, credo che il testo firmato sia un'importante conquista per i lavoratori, se saremo capaci di esercitarlo. Le preoccupazioni che dovrebbero animarci rispetto all'accordo e sulle quali dovremmo concentrare il nostro dibattito sono gli strumenti che ci occorrono per renderlo realmente esigibile. Regolare la rappresentanza significa far contare di più i lavoratori, non indebolirli. Significa rafforzare il sindacato e noi abbiamo scelto di iscriverci e militare nella CGIL perché pensiamo che le condizioni di vita delle persone, nei luoghi di lavoro e nella società, possono migliorare grazie al sostegno della maggioranza dei lavoratori e dei pensionati.
Non abbiamo cambiato pelle firmando quell'accordo, abbiamo provato ad impedire che le divisioni possano prevalere sull'interesse generale, la tutela dei lavoratori. Quante volte non siamo riusciti a imporre il rispetto del contratto, un miglioramento delle condizioni economiche e materiali per i lavoratori nelle aziende perché ci siamo presentati divisi? Le nostre differenze di opinioni hanno provocato danni ai lavoratori che qualche volta siamo riusciti ad evitare, altre hanno determinato il cambiamento in peggio. Ed il mondo del lavoro che conosciamo ne è una dimostrazione evidente. Ogni volta i lavoratori ci hanno chiesto di rappresentare un'idea unitaria, perché conoscono le conseguenze degli accordi separati e delle divisioni sulla propria pelle. L'accordo sulla rappresentanza può cambiare il nostro approccio in meglio, perché dovremmo tenere conto, se saremo nelle condizioni di estenderlo, anche dei lavoratori giovani, precari, che non abbiamo finora adeguatamente rappresentato. Bisogna quindi cambiare, assumere decisioni che adeguano le nostre strutture al mondo del lavoro da rappresentare. È legittimo, credo, avere opinioni diverse su quali azioni organizzative siano necessarie perché ciò si realizzi. È sbagliato perdere di vista che l'interesse che deve animare quelle azioni è rafforzare la nostra confederalità. Ho ascoltato opinioni che non condivido sull'autonomia delle categorie. Ho provato a contrastare questa idea e la messa in pratica della stessa anche nel nostro territorio, nell'esercizio del mio mandato congressuale. Non sempre ci sono riuscito, ed è mia opinione che in questi casi a perderci siano stati i lavoratori della CGIL. Per questo credo che sarebbe miope pensare di rappresentare meglio i lavoratori non tenendo conto del contesto generale. La terra in cui viviamo, la sua salute, è il principale fattore che determina le condizioni di sviluppo delle persone, la possibilità che dovremmo avere di poterci esprimere e contribuire al progresso della società attraverso il nostro lavoro. Se il sistema scolastico dell'istruzione del mio paese è disastrato, le strutture e i servizi fatiscenti, se lo Stato è poco attento alla qualità dell'istruzione che offre ma si preoccupa semplicemente di ridurne i costi, è più facile che sia un lavoratore precario e senza diritti. Se vivo in un quartiere periferico di una grande città della Calabria, avrò meno possibilità di spostarmi per raggiungere servizi e luoghi pubblici, meno libertà di movimento rispetto a chi sta nel centro. Se devastiamo con il cemento le nostre montagne, se inquiniamo il mare, ci sarà meno possibilità di trovare lavoro nel settore turistico. Se non curiamo la terra, se non la rispettiamo, quello che costruiamo viene cancellato dalla natura. Se viviamo in una società che non rispetta il nostro lavoro, determineremo una società che non ha rispetto per gli altri. Le politiche che sono state fatte in questi anni non hanno guardato né all'interesse dei lavoratori né a quelle del contesto nel quale viviamo. Le politiche nazionali, attraverso l'azione dei governi liberisti e tecnici, hanno indebolito il mondo del lavoro, i diritti, favorendo le divisioni e accentuando le disparità tra cittadini del nostro paese. Basta citare le riforme del mercato del lavoro, delle pensioni, la gestione della cosa pubblica e il decadimento morale che attraversano istituzioni e partiti per capire di cosa si sta parlando. Si pensi ai crolli di Pompei, al parco di Sibari, al rispetto e all'attenzione che viene riservata alla cultura per capire quale sia il livello di decadenza al quale si può arrivare. La cultura, oltre a offrire occasioni di lavoro, crea consenso sociale intorno al nostro mondo, se si interessa del benessere delle persone, favorendo la crescita di una coscienza collettiva. Non a caso i regimi passati e quelli odierni alimentano il proprio consenso controllando la cultura e la stampa. Orwell parlava del Kulpop, Ministero della Cultura Popolare. Quante volte ci è capitato di ascoltare frasi indignate di fronte all'ennesimo atto di violenza sulle donne o sui cosiddetti diversi per non rendersi conto che tali fenomeni si contrastano anche attraverso l'educazione sessuale, sparita dai programmi scolastici. Quante altre indignarsi e piangere e morti sul lavoro per poi negare nei fatti il diritto alla sicurezza e alla salute in nome del risparmio economico. Quante volte abbiamo ascoltato, trattando il tema dei rifiuti, argomentazioni retoriche sull'educazione e la raccolta differenziata che dovrebbe appartenere alla coscienza dei cittadini, per poi abolire l'insegnamento dell'educazione civica a scuola. E a proposito di rifiuti, la situazione purtroppo è evidente e sotto gli occhi di tutti. Un tema che dimostra più di altri l'incapacità e il fallimento della giunta regionale guidata da Scopelliti di governare la Calabria e di attuare le politiche di cambiamento annunciate in campagna elettorale, che tra l'altro non è ancora finita nonostante i 4 anni di legislatura già trascorsi. Il ciclo integrato dei rifiuti è un argomento che non vive nell'agenda politica della Calabria. L'espressione più usata su questa problematica è emergenza. Non c'è preoccupazione né controllo e questo giova a chi continua a crescere e speculare nel disastro. La giunta regionale, quando lo fa, indica soluzioni vecchie e inefficaci ad invertire la tendenza e che quando vanno bene rimandano il problema di qualche mese. Così i costi di gestione delle discariche e delle isole ecologiche aumentano in maniera spropositata e i cittadini pagano per 3 volte l'inefficienza delle scelte politiche, con le tasse, con la salute, con le risorse pubbliche che si sprecano.
In mezzo a tutto questo ancora ci sono i lavoratori del settore, costretti al precariato da questo sistema sbagliato e senza futuro. Ci sono i movimenti e i comitati cittadini che in questi mesi hanno lottato per dire no alla costruzione della mega discarica di Battaglina, che vorrei ringraziare insieme a tutte le altre associazioni che si occupano della salvaguardia del nostro territorio e dell'ambiente a nome di tutta la CGL. Ringrazio i loro rappresentanti, la loro presenza al nostro congresso è un segno di attenzione e di rispetto nei nostri confronti. Un segno positivo, perché in questo contesto l'unione delle forze sociali che hanno una visione differente, moderna, della gestione dei rifiuti, aiuta a costringere la politica ad attivarsi nella ricerca di soluzioni condivise. Una disponibilità all'ascolto reciproco che apprezzo molto. Quello che è mancato finora nei nostri rapporti con gli amici dei vari comitati è proprio questo, la disponibilità a confrontarsi senza pregiudizi o timori per la perdita del proprio protagonismo. Quello cui bisogna guardare, a nostro avviso, è anche in questo caso il merito. Basta guardare la proposta che il Comitato Non Discarica Battaglina ha formulato dopo circa un mese da quella ufficializzata dalla CGL di Catanzaro, le proposte emerse dai comitati di tutta la Calabria riuniti in assemblea, per capire quanto sarebbe facile fare rete e costruire alleanze su questi argomenti. Quello che abbiamo detto nella nostra proposta ai comitati è una cosa banale, ma che è necessario comprendere per provare a costruire l'idea del cambiamento possibile anche nella nostra terra, dove tutto questo sembra sempre più difficile che altrove. Quello che pensiamo è che la terra si difende non solo impedendo chi agisce in funzione del proprio guadagno, senza pagare le conseguenze per gli altri, di realizzare l'ennesima discarica sul nostro territorio, ma facendo in modo che chi ci abita possa guadagnarsi il pane attraverso il lavoro. Chi può vivere dignitosamente nella propria terra è indotto a rispettarla e a tutelarla. Diversamente è più facile che la si abbandoni, sia fisicamente che idealmente. Credo che con questo spirito dovremmo guardare le sfide che attendono i gruppi dirigenti della nostra Camera del Lavoro per i prossimi anni. Sono tante le cose che non vanno e troppo lungo l'elenco. Proverò ad indicare delle priorità, affidando al dibattito di questi due giorni e al documento politico finale del Congresso la loro declinazione. A partire dalle risorse dei fondi europei dobbiamo necessariamente accorciare la forbice che separa le nostre volontà dal nostro agire e dai risultati concreti che riusciamo a portare a casa. La corsa alla spesa, la classifica di chi ha fatto meglio o peggio sull'utilizzo delle risorse senza guardare le ricadute reali per la nostra terra e la nostra gente è una gara che non ci appassiona. Quello di cui dobbiamo essere preoccupati è del modo più incisivo possibile che dobbiamo ricercare per influenzare le scelte politiche e gli investimenti verso il lavoro e la crescita sociale. La nostra discussione deve condizionare le scelte utili ad elevare la nostra condizione di vita e la nostra società agli standard europei. Significa ammodernare le nostre città, rispettandone la storia, offrire servizi efficienti ai cittadini, elevare la qualità della vita delle persone. A partire dalle città capoluogo di regione, Catanzaro, dalle grandi realtà come la Lamezia Terme, dobbiamo provare a incidere ed a condizionare l'azione amministrativa nell'interesse di chi rappresentiamo. Non è sempre facile farsi ascoltare dai sindaci e dagli amministratori locali. Non lo è soprattutto se nelle grandi città il nostro consenso non è adeguato a rappresentare il bisogno di cambiamento delle persone. Questo ci interroga su delle scelte organizzative che la nostra Camera del Lavoro dovrà affrontare in futuro, sugli investimenti che occorreranno per strutturare la nostra rappresentanza nelle grandi città, dove, ricordo, vive il 45% delle persone del nostro territorio. Ammodernando le città si crea lavoro, si difendono i lavoratori di oggi, si dà più opportunità a quelli di domani. La mobilità e il sistema di trasporto pubblico, il recupero dell'edilizia civile, dei centri storici, la creazione di spazi verdi, la tutela del suolo, il recupero urbano e sociale dei quartieri degradati, i servizi pubblici e la gestione dei beni comuni sono temi che bisogna far vivere concretamente nell'agenda politica delle amministrazioni comunali. Se non riusciamo ad essere incisivi, il rischio è di assistere alla devastazione delle città, alle scelte scellerate, allo spreco di risorse pubbliche in favore dei grandi potentati e dei soliti noti, e poi sentirsi dire che non ci sono le risorse per le politiche sociali, per le aziende partecipate, per i servizi di qualità, per la scuola. Essere incisivi vuol dire avere la capacità di alimentare il dibattito intorno alle nostre piattaforme per creare alleanze sociali e consenso. Non si può pensare che questo percorso non sia tortuoso o complicato, ma neanche rinunciare all'idea del cambiamento possibile. Non è facile, specie se le politiche e le attenzioni di chi amministra sono distanti dalle nostre. Le numerose trattative condotte sul tema della TARES ne sono paradossalmente una dimostrazione. Siamo riusciti a chiudere più accordi con i comuni in questa fase che nell'intera tornata congressuale, forse perché il disagio e la rabbia dei cittadini sull'argomento preoccupava i sindaci più di altri argomenti. I sindaci sono un interlocutore importante per noi,
perché nonostante la confusione che regna sul riordino delle funzioni degli enti locali, l'abolizione delle province, i tagli e le riduzioni della spesa pubblica, possono determinare le condizioni necessarie a creare occupazione. Questo può accadere solo se si guarda il proprio comune non come un orticello da coltivare, un campo dove misurare il proprio consenso, ma come un pezzo importante di una comunità più ampia. L'unione dei comuni non può essere vissuta solo come un male necessario di fronte ai tagli economici, ma un luogo di discussione dove al centro stanno gli interessi dei cittadini. Se così non sarà, assisteremo dissesto su dissesto, al degrado sociale, allo smantellamento dei pochi servizi pubblici a disposizione dei cittadini che vivono distanti dai grandi centri urbani. Credo ci sia bisogno che nella discussione sull'utilizzo delle risorse europee le unioni dei comuni debbano partecipare da protagonisti. Il sistema in campo non preme l'integrazione dei servizi, non ha prodotto risultati concreti, non ha migliorato la condizione dei cittadini, non ha incentivato l'occupazione. L'esempio dei PAC su anziani e bambini del cosiddetto piano Baccara dimostra che un'inversione di tendenza, per adesso limitata al merito e alla discussione, è possibile. Misureremo le ricadute pratiche a tempo debito. Un altro tema necessario per difendere il lavoro sono le regole e la legalità nella gestione del mercato. Penso alle politiche attive e alla gestione del collegamento pubblico. Questo tema, la politica costruisce il proprio consenso sociale e per questo si preferisce lasciare che il sistema di collegamento pubblico rimanga inefficace e non regolato. Quante denunce e battaglie abbiamo fatto su questo tema? Quante aziende che autorizzano risorse pubbliche non si rivolgono ai centri per l'impiego quando si tratta di assumere dipendenti? La gestione della diga del merito e le nostre denunce ne sono l'esempio pratico. Dalla gestione del mercato del lavoro passa anche la tenuta democratica della nostra società. Un mercato senza regole alimenta solo atteggiamenti di caporalato legalizzato, ingiustizia sociale e sfiducia. Parlare al mondo dei disoccupati significa provare a non lasciarli soli nella disperazione. Fare in modo che il loro diritto al lavoro sia tutelato significa tutelare anche chi sta già lavorando. Senza regole sarà il più potente a scegliere chi può lavorare e chi no. Così si alimenta la disperazione, quindi cresce il potere della criminalità che ne approfitta per costruire il proprio consenso sociale tra la gente. Su questo tema ci sarebbe molto da dire ed è sempre difficile distinguere la retorica dei cosiddetti professionisti dell'antimafia e della politica da momenti, dai movimenti e dalle azioni utili a contrastare la 'ndrangheta. Il primo argomento per noi rimane sempre e comunque il lavoro, nei diritti e nella dignità, che libera dal ricatto i più deboli. Un alleato importante è la cultura e le associazioni che si battono concretamente. Tra queste saluto positivamente la nascita del coordinamento dell'Associazione Libera a Catanzaro, idee nelle quali abbiamo creduto e che vogliamo contribuire a far crescere concretamente. Nulla sembra mutare, a volte, nella nostra vita e nella nostra società. Tante invece sono le cose positive che accadono e che abbiamo interesse a valorizzare. Rileggendo la relazione di 4 anni fa, come ricordavo all'inizio di questo mio intervento, ho notato che l'unica cosa che sembra immobile, gli argomenti che sarebbero stati attuali anche oggi, riguardano il contesto economico, sociale e politico del nostro Paese. Un Paese che è rimasto fermo, che non è riuscito a trovare ancora la maniera per superare inefficienze storiche e vecchie divisioni. Riuscire a superare questo impasse è l'augurio che faccio al Governo in carica e a tutti noi. Non ho un buon giudizio sul percorso che ha portato Renzi alla guida del Governo, sulla maggioranza che lo sostiene, su alcune idee, sul lavoro e sulla rappresentanza sociale, ma è utile misurarsi sulle iniziative concrete e sulle iniziative concrete che misureremo il nostro giudizio di merito e calibreremo la nostra azione di rivendicazione, non sui buoni propositi. Questo credo sia il metro con il quale dobbiamo misurare gli altri, ma innanzitutto noi stessi. La concretezza e la reale capacità di essere conseguenziali alle scelte che collettivamente assumiamo con il Congresso. Diversamente, si rischia di affidarsi alle soluzioni facili, pensare e far pensare che siano i leader a determinare il cambiamento, significa credere che basti cambiare un capo per risolvere i problemi. Questa è la deriva nelle quali è caduta la nostra società in questi anni e che rischia anche nella nostra organizzazione di far prevalere l'egoismo e le aspettative personali sul bene comune. Quante volte la nostra gente guarda il sindacato giudicando la capacità del sindacalista che ha di fronte e non le politiche generali che l'organizzazione porta avanti. Mi sono trovato spesso in questi anni a rispondere ai lavoratori che mi ringraziavano per una battaglia di cui ci siamo occupati, per un problema che abbiamo risolto, per una vertenza chiusa positivamente, per il nostro impegno
mi sono trovato, dicevo, a rispondere che è la CGIL che va ringraziata e non il suo segretario generale pro tempore. Quello che penso in generale è che comunque è sbagliato affidare le proprie aspettative nelle mani di un uomo solo. Non bisognerebbe mai incontrare i propri miti, visti da vicino ti accorgi canne foruncoli. Rischi di scoprire che le grandi opere che ti hanno fatto sognare tanto le hanno pensate stando seduti sul cesso. E la frase che Tornatore affida a Gérard Depardieu in un film, una pura formalità. Non sono i leader che ci interessano, ma le idee, e soprattutto sono le idee a determinare il cambiamento. Nell'aprire il dibattito di questo nostro sesto congresso e nell'affidare a noi tutti le scelte che sono sicuro saranno mosse dalla passione per la condizione delle persone che rappresentiamo. Voglio ringraziare per il lavoro svolto dalla segreteria provinciale, i segretari generali delle categorie, il comitato direttivo uscente e i livelli orizzontali e verticali della nostra CGL, con i quali in questi 4 anni ho avuto modo di rapportarmi. Voglio ringraziare la commissione di garanzia che ha permesso di svolgere con tranquillità e con il lavoro che ha fatto il nostro congresso e di arrivare oggi qui tutti. Sono la parte dei componenti del comitato direttivo che ha guidato la CGL Due Mare fino ad oggi, sono stati delegati anche in questo nostro congresso, segno di una logica che punta ad allargare il dibattito confederale e a misurarsi con il cambiamento della nostra rappresentanza. Invito la Commissione elettorale a lavorare con saggezza in questa direzione. Quando si sceglie di ridurre gli organismi dirigenti, come ritengo giusto si debba fare, si rischia di tenere fuori legittime aspettative. Sappiate, compagni, che la CGL di Catanzaro è un luogo aperto al contributo di chiunque voglia offrirlo, dentro e fuori gli organismi dirigenti. Alla Commissione politica spetta il compito importante di sintetizzare il dibattito e di offrire proposte politiche mirate che impegnino la nostra azione per i prossimi anni. Il direttivo uscente ha eletto una commissione che avrebbe avuto il compito di misurarsi sul documento politico per agevolare i lavori congressuali. Il lavoro di questi mesi non ci ha permesso di concretizzare tale scelta. Me ne scuso, soprattutto con i compagni che saranno costretti a lavorare a ritmi serrati in questi 2 giorni. Sono stati anni intensi per me. Ripensandoci e rivedendo i percorsi e le iniziative organizzate nel nostro territorio, mi auguro di essere stato in grado di servire e rappresentare la CGL al meglio. Ho potuto contare, ne sono cosciente, sul sostegno diffuso del gruppo dirigente, nonostante il mio carattere turbolento e la mia animosità. Ho visto crescere ed alimentarsi un clima di reciproco rispetto tra i compagni della Camera del Lavoro, uno stare insieme che tiene conto delle idee e delle sensibilità di tutti. Nel momento in cui affido al Congresso il mandato di segretario generale, sono quindi sereno e fiducioso. Mi scuso se ho deciso di non salutarvi personalmente tutti, per quello che mi avete trasmesso e per il cammino comune che abbiamo fatto. Si rischia, in questi casi, per l'emozione, di dimenticarsi di qualcuno, spesso della persona che ti è stata più vicina, perché sai che buoni amici ci saranno sempre e si danno quindi per scontati. Se sono cresciuto, se sono cambiato, se mi sono arricchito di uno straordinario bagaglio culturale ed umano, se ritrovo ogni giorno la spinta per guardare avanti, se ho potuto animare la mia passione e contaminarmi della voglia di riscatto sociale della mia gente, il merito è di 2 bellissime donne. La mia compagna di vita, Antonella, che mi sopporta ancora nonostante tutto. E la CGL, che come il sangue che scorre nelle vene rinvigorisce ogni volta. E la CGL che come il sangue che scorre nelle vene rinvigorisce ogni volta la mia mente e il mio cuore di nuovo ossigeno. Ci aspettano anni dure, nuove battaglie, sconfitte e soddisfazioni, delusioni personali e vittorie collettive. Sarà per me un grande onore continuare a lavorare al vostro fianco. Continueremo a respirare la stessa aria ed a guardare lo stesso sole. Viva la CGL! Thank you.
Adesso saremo iniziati. Intanto salutiamo. Intanto salutiamo degli ospiti del Turzi Film. Allora, De Turzi Pino, segretario generale di Provincia Provinciale del Stato, un bello domenico della diversità di perché mi piace poi Serrano Domenico, segretario provinciale di Comunità Comunista, poi compagnia Cigella regionale, Raffaele Mamoliti, Alfredo Iorno, Pasquale Abrigliano e Carlino Claudia. Invitiamo adesso Masha a raccontarci la sua avventura, felicemente risolta. Buonasera a tutti, io sono la mamma di Periva. Allora, stasera sono qua per ringrazio Giuseppe Valentino e l'avvocato di GGL, perché io non è che prima volta andavo a GGL, io per tutte le cose mie andavo da GGL, però quella sera andavo per una cosa diversa. Io mi sentivo abbandonata per mia figlia che non andava a scuola. Allora, sono andata prima volta da avvocato per una lettera da portare dal comune. Se mia figlia può andare a scuola, allora ha detto il sindaco che non servono le lettere perché non ci sono nessuno diritti per i disabili. Sono andata seconda volta a chiedere all'avvocato, avvocato, ci sono i diritti per i disabili non solo per mia figlia, pure altri bambini disabili. E alla fine io ho vinto, oppure ho capito che ci sono tanti diritti per i disabili. Devo ringraziare tanto a GGL, scusate che ho difficoltà di parlare. Prima di iniziare il dibattito volevo comunicare che si è deciso di limitare gli interventi ad 8 minuti. Facciamo 10? Allora, limitiamo 10 minuti gli interventi. Quindi il dibattito questa sera continuerà fino alle ore 19. 10 minuti. Chi può prenotare per questa sera entro il terzo intervento. Avete delle cartelline, avete la prenotazione, il foglio della prenotazione, siete pregati di portarci, così possiamo regolare il tempo. Compagni, per cortesia. Quindi ti saluto il segretario generale della CISL. Grazie.
Io ovviamente ringrazio la CGIL per l'invito che ha voluto dare alla mia organizzazione ed ovviamente porto il saluto a tutta la Presidenza, a Valentino e a tutti voi qui presenti. Ovviamente in queste circostanze, al di là della formalità e del doveroso saluto che bisogna portare, è considerato anche i temi, la profondità della relazione di Valentino, consentitemi quantomeno di fare una brevissima riflessione sull'essenza stessa della comunicazione, del valore della comunicazione che ha fatto Valentino. Ovviamente io non voglio entrare nel merito di quelli che sono le tematiche che ci riguardano tutte e che viviamo tutti quanti sulla nostra pelle, perché qui c'è un gruppo dirigente di una prestigiosa organizzazione sindacale. Però mi permetto di evidenziare anche l'animosità con cui la relazione ha posto alcune tematiche, e non è la solita lagnanza, e cercare di capire insieme come dare soluzione alla drammaticità di questi problemi che viviamo e che riguardano la nostra base associativa, lavoratori, lavoratrici e pensionati. Ma anche all'interno, tra le righe della relazione, si evince questa voglia di riscatto e di speranza che dobbiamo trasmettere. Vedete, compagni e compagne, non c'è e non ci può essere divisione sui problemi, semmai c'è un'impostazione diversa di come guardarli, di come affrontarli. E ad oggi, per quello che è la gravità dei problemi, è inevitabile che si passi anche attraverso la cultura della responsabilità rispetto alla drammaticità dei problemi. Una responsabilità ovviamente che si deve coniugare con la sinergia, e quello che citava Valentino nella sua relazione, l'accordo sulla rappresentanza non vuole sminuire i diritti, ma vuole essere sostanzialmente la responsabilità di un mondo sindacale che si fa interprete dei bisogni e vuole confrontarsi con l'impresa e con le istituzioni. Imprese ed istituzioni che a volte non raccogliamo la loro sensibilità, specialmente in questa nostra terra. Ecco perché dobbiamo rafforzare fortemente il valore dello stare insieme, magari vedendo le cose diversamente, ma trovare nell'unità la forza di rappresentare il bisogno. Compagni e compagni, non c'è una divisione sul diritto al lavoro, non c'è una divisione sulla insensibilità, non ci può essere divisione sullo scempio di un tema come quello dell'ambiente. C'è sicuramente la condivisione di un riscatto delle nostre popolazioni, di un riscatto dei lavoratori e dei pensionati in un momento così, così difficile. E allora anche l'anima con cui ha posto il problema, l'animosità e il pathos con cui Valentino ha posto alcuni problemi, a me hanno dato un segnale forte, che al di là della razionalità e della difficoltà, noi dobbiamo parlare al cuore delle persone. Vi complimento per la sensibilità con cui hai interiorizzato queste tematiche. Io ovviamente sono attualmente a rappresentare un nuovo modello di sindacato per quanto ci riguarda. Noi abbiamo accorpato 3 province, Catanzaro, Crotone e Vibo, io ne sono il rappresentante in questo momento insieme al collega Mimmo Zannino qui a Catanzaro, e quindi per dire, anche dare un segnale che abbiamo superato anche l'impatto di quel campanile che non serve più e che vogliamo diventare forte anche insieme alla CGIL per rappresentare meglio i bisogni dei lavoratori, delle lavoratrici e dei pensionati. E con questo auspicio io sono convinto che ci sono tutte le condizioni, anche sicuramente nella vostra organizzazione, di fare un buon lavoro. Noi siamo qui a disposizione e vi ringrazio e vi auguro buon lavoro a tutti quanti. Thank you.
Ringraziamo il segretario generale della CISL e passiamo agli interventi. Intanto, Cristina, sono Cristina, segretario generale della CISL. Allora, siccome siamo pure noi in fase congressuale, quindi siamo tutti sciolti, non abbiamo ancora gli incarichi. Io ho apprezzato la relazione di Valentino perché è una relazione che intanto è stata breve e quindi è stata europea, non ci ha annoiato, è stata, a mio modo di vedere, una relazione molto emozionale, nel senso che ha sentito veramente quello che ha vissuto in questi anni e quello che si propone di fare. Io di quella relazione ho colto alcuni aspetti, ma una in particolare mi piace sottolineare, quando lui ha ribadito la necessità di essere incisivi. Ecco, questo è il nostro grande problema. Io voglio citare una esperienza di stamattina, c'era Pasquale Frigliano. Stamattina noi abbiamo avuto un'assemblea con i lavoratori che sono in mobilità in deroga, tra l'altro l'abbiamo fatta senza microfono, nell'agroalimentare, molte diverse centinaia di lavoratori che percepiscono con grande ritardo gli ammortizzatori sociali, che non hanno lavoro, che aspirano ad essere ricollocati. Ecco, lì, a parte le questioni contingenti, quindi dei soldi e del lavoro che manca, chi si riscontrava forte, pur essendo in mezzo a lavoratori che sicuramente al 99% erano iscritti con CGIL e CISL, lì si riscontrava, si toccava con mano, la grande disaffezione nei confronti del sindacato. Noi abbiamo la necessità di recuperare un rapporto, assolutamente necessità di recuperare un rapporto con questa gente, che poi, tra l'altro, pur noi non essendo capaci di erogare i contributi che questi aspirano ad avere, la colpa sicuramente non è nostra, la colpa è della politica, del governo, però noi diventiamo il parapubblico. Noi abbiamo la necessità di essere chiari, di essere vicini alla gente, ma di ritornare ad essere forza di contrapposizione rispetto ad un sistema politico che purtroppo, da qualunque latitudine lo si guardi, è contro i lavoratori, è contro i cittadini, è contro i pensionati. Vuoi per le carenze di risorse, vuoi per tutte le questioni che purtroppo in questo paese ci hanno visto nell'arco di questi 20 anni soccombere, perché si è affermata quella condizione che diceva Valentino di un paese impoverito, di un paese che è diventato cinico, di un paese che è diventato egoista. Ecco, noi di questo paghiamo le colpe, noi siamo i soggetti più esposti. Per cui la questione che diceva dei flussi prima, di essere uniti, è chiaro che l'unità come la si pensava anni fa non c'è più, non esiste più, però rispetto ad alcuni temi che sono sicuramente i più pregnanti, i temi prioritari, assolutamente su quelle cose bisogna andare uniti, perché se non si va uniti su queste cose assolutamente non saremo in condizione di assicurare un ben niente alla gente che ha pure dato a noi la delega. Noi, lo dicevo prima, siamo in fase congressuale, giorni a brevissimo, tra qualche settimana celebreremo il congresso di Catanzaro, che si accorpa con Vibo Valente, quindi faremo il sindacato del centro Calabria, aspiriamo ad avere una interlocuzione diversa, ci organizziamo, faremo un grande sforzo di rinnovamento, daremo la possibilità al nostro gruppo dirigente di essere ancora più capace, di essere ancora più visibile, specialmente in questo territorio dove molto spesso con la CGIL sulle grandi vertenze non ci siamo ritrovati, ci siamo ritrovati sulle questioni regionali, però sulle questioni di questo territorio non ci siamo trovati. L'auspicio è quello che si possa fare un lavoro decente assieme per individuare gli obiettivi che devono essere colpiti assieme per ottenere dei risultati, sapendo, e condivido la prima parte
Provenzione di Valentino e che siamo rifugio di tutte le disuguaglianze, di tutte le situazioni, come di quella ragazzina si parlava prima, la Calabria è disseminata di tutta una serie di ingiustizie. Basti pensare che le risorse per le politiche sociali vengono spesso e volentieri destinate ad altro, a condizioni, a esigenze che assolutamente non sono quelle per cui sono state finanziate, né sostiene che tutto quello che dovrebbe essere dato alla gente che più ha bisogno non lo si trova e non si possono attuare le politiche. Io vi auguro un buon lavoro, una buona conclusione di congresso, auguro a Valentino, a Giuseppe di essere riconfermato, una grande fortuna e buon lavoro. Due commissioni di servizio. Per le ore 18 è convocata la commissione elettorale al piano superiore. Poi i miei compagni che non hanno firmato la presenza, stato di firmare. Ciao a tutti, perché siamo qua compagni, non ci diciamo buonasera. Ciao a tutti. Allora, sono brevissimo, un saluto. Io sono in rappresentanza del comitato non di scarica Battaglina, mi hanno incaricato di venire qui a portare due parole, un saluto e un ringraziamento alla CGL che ci ha chiesto di partecipare, della persona di Giuseppe. Lo ringrazio per davvero, vi ho detto che è un segno di rispetto essere qua, è un segno di onore da parte nostra essere qua, anche perché devo dire che Giuseppe e la CGL fin dall'inizio di questa vertenza Battaglina è stata con noi nel comitato da novembre, credo, e quindi insomma è un rapporto che non inizia stasera e non è assolutamente formale ma è sostanziale. Due parole sulla vicenda, vorrei capire un attimo di attenzione a tutti quelli che stanno passeggiando, perché vorrei dire due cose che ritengo importanti. La prima mi serve come ponte, oltre che per l'importanza in sé, per il ponte di quello che devo dire dopo. Vorrei un applauso da parte nostra, in segno di solidarietà alla stampa calabrese, vittima di un ennesimo oltraggio. Veramente è una cosa indecente che questa regione si possa oltraggiare il diritto di informazione in maniera così vile, così vergognosa, così meschina, così volgare, così rozza, così mafiosa, diciamo in termini giusti. Noi invece abbiamo bisogno di informazione libera, abbiamo bisogno di informazione coraggiosa per le vicende che di cui ha parlato Giuseppe, di cui tutti noi siamo testimoni quotidianamente. Allora, dicevo che mi serviva come base d'appoggio, perché questa è una porcheria, e visto che parliamo di porcheria, parliamo di rifiuti, appunto. E Giuseppe ha detto bene nella relazione, indicando questa emergenza perenne. C'è stata una conduzione emergenziale, commissariale della Regione Calabria per oltre 15 anni, ora ce n'è quella della Regione Calabria, insomma non si esce da una condizione di ordinaria emergenza, e l'unica cosa che la Regione Calabria riesce a immaginare circa il ciclo dei rifiuti sono le discariche, che sono bombe ecologiche, o i termovalorizzatori, in particolare quello di Gioia Tauro. Allora, il caso Battaglina lo conoscete, pensate che se non fossero passati dei cittadini di Cortale, del tutto casualmente, a margine di questo enorme invaso che nel frattempo era stato costruito, e avessero da lì dato l'allarme ad altri concittadini dilatando in maniera incredibile il tam-tam tra i cittadini, nessuno avrebbe fatto nulla, né le istituzioni né i partiti. Per la verità c'era stato il Corpo Forestale dello Stato che aveva egregiamente manifestato, ma oltre a questo niente.
Quindi quello che è accaduto sostanzialmente nel comitato Battaglina, nel caso Battaglina, incrociamo le dita perché la Battaglina non è ancora conclusa, tutti si dichiarano contrari ma non c'è un solo atto di revoca definitivo di questa vergogna. Scusate, è un congresso che aspettiamo per 4 anni, quindi dovremmo ascoltare i compagni che parlano. Scusate, abbassare le suonerie dei telefoni. Dicevo che quello che è successo sostanzialmente è stato che dei cittadini, poi è diventata una massa di persone che è culminata con la manifestazione del 9 gennaio a Bolgio, cioè oltre 10.000 persone, c'è cioè di tutto, una cosa straordinaria, un sentimento di liberazione collettiva, anche da una cappa di omertà, di inquinamenti, di mafie di ogni tipo, è un sentimento di liberazione. Che cosa è successo? È successo niente altro che un esercizio di cittadinanza attiva diffuso, tutto qua. Un esercizio di cittadinanza attiva che negli auspici nostri, e credo assolutamente che condividiate anche voi, non si fermi qui, non si arresti qui, e non solo per il ciclo dei rifiuti. E a proposito di questo chiudo dicendo che lunedì ci sarà a Reggio Calabria una manifestazione di tutti i comitati che su questa vicenda dei rifiuti e anche l'altro, in questi anni dall'acqua pubblica ai beni comuni, insomma la partita dei beni comuni si sta mobilitando, è un esercizio esteso di cittadinanza attiva. Noi lunedì saremo al Consiglio regionale della Calabria per imporre l'assenza istituzionale all'assenza della Regione Calabria, un modello di raccolta dei rifiuti, di gestione del ciclo dei rifiuti intero, dalla raccolta allo smaltimento, che sia uno, non inquinante per l'ambiente, due, che sia tutelativo, a tutela della salute pubblica, individuale e collettiva, tre, che sia partecipativo e comunitario, né pubblico né privato, ma comunitario, a gestione condivisa della comunità, quinto, che sia effettivamente un modello moderno e civile al di fuori delle logiche paramafiose che finora hanno dominato in questa regione. Credo che su questo lo slogan rifiuti zero è una prospettiva, oggi significa uscire dal ciclo della discarica, uscire dal ciclo dell'inceneritore, uscire dal ciclo della gestione criminale dei rifiuti. A proposito di questo chiedo alla CGL anche una parola di solidarietà, su questo ci siamo e saremo insieme, anche perché mentre diciamo tutto questo, la settimana scorsa il Comune di Catanzaro ha licenziato una sciagurata delibera con cui apre una seconda delibera ad Alli, a monte di quella esistente che dovrebbe essere bonificata, se sarà possibile, perché è una bomba ecologica quella discarica. Se si riuscirà a bonificare quella discarica è una cosa buona, aprire un'altra a monte, a ridosso dei caseggiati, delle falde acquifere, dei primi agglomerati urbani, è una follia. Tra l'altro i tempi di realizzazione da quando si inizia sono previsti 36 mesi, significa che a occhio si va oltre i 4-5 anni e quindi non ha nemmeno un senso per coprire un'emergenza come si vede fuori di qua della raccolta attuale dei rifiuti. È un investimento folle della Regione Calabria a cui servilmente si è preso il Comune di Catanzaro, questi denari in questo tempo potrebbero essere utilizzati, come da lunedì cercheremo di proporre congiuntamente in Regione, per avviare una raccolta differenziata a sede e una è uno smaltimento civile dei rifiuti, né con discarica né con inceneritore, ma non chimico, quindi non con processi di combustione o di decantazione, ma con processi fisici di triturazione progressiva del residuo indifferenziato. Io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, poi sono un vecchio compagno di 30 anni di iscrizione a CGL, quindi non mi assolvo. Salutiamo il sindaco di Lorenzo Tempo, ci hanno sperato. Compagni, io auguro un buon lavoro al congresso della CGL, soprattutto perché penso e ritengo che in questa fase c'è bisogno di tanto sindacato,
e chi più della CGIL oggi può interpretare le esigenze del mondo del lavoro. Punto di domanda. Ma interpretare il mondo del lavoro oggi non può e non deve significare la gestione rituale dello stesso. Perché, guardate, se noi non abbiamo il coraggio di parlarci, di guardarci e di capirci, noi non faremo quello che oggi la storia ci rivendica, ci chiede. Perché guardate, è vero che la fase è difficile, è complessa, ma è vero anche che non abbiamo la determinazione, la forza e soprattutto la volontà di farci carico delle esigenze reali che il mondo del lavoro rivendica. Questa è la verità. Gestiamo e abbiamo invece il dovere di essere punta in avanti rispetto a quello che è lo squilibrio che la società vive. Che significa essere punta in avanti? Significa innanzitutto rendersi conto che c'è un mondo giovanile che soffre, La sofferenza nei giovani è profonda e il sindacato nella sua interezza, a partire dalla CGIL, non dà una risposta, E perché tutto questo? Perché, compagni, lo sappiamo, il sindacato dice di essere autonomo. Ma così non è. L'autonomia del sindacato la si rappresenta nel momento in cui si contrasta con la politica e specialmente con quelle politiche che non danno risposte concrete alla società. Ed il sindacato tutto questo lo omette e lo omette ormai da decenni, determinando poi la condizione per cui nella società e nel mondo del lavoro viene meno quel rapporto di fiducia. E guardate, quando viene meno il rapporto di fiducia significa che andiamo verso una deriva che non sappiamo dove porta. E molto probabilmente nei prossimi anni, se dovessimo seguire questa direzione, perderemmo quella che è la forza del sindacato nel suo insieme. E allora, punto di domanda, vedete compagni, anche io sono da sempre iscritto a questo sindacato, da sempre, e posso aggiungere che il primo libro che ho letto e che parlava del sindacato me lo regalò un vecchio compagno di Borgio, il compagno Tommaso Esposito. Avevo 16 anni quando mi diede un libro di Vittorio. Ricordo, era estate, ho trascorso la mia estate su quel libro e attraverso quel libro, attraverso quella lettura, io che mi sentivo piccolo, capivo di crescere ogni giorno di più, cioè la mia mente si dilatava, la mia mente era in grado di percepire cose che prima vedevo e non capivo. E allora, compagni, che significa? Che noi abbiamo smarrito la strada, che noi non sappiamo più che significa essere sindacato. Perché essere sindacato per me significa, ad esempio, ritornare verso quelle indicazioni forte che dava l'imponibile sulla manodopera. Ma la ricordiamo quella normativa del 53,
che cosa diceva il sindacato, cosa imponeva il sindacato allora agli agrari, se non di occupare i braccianti in rapporto a quello che era il numero di ettari che possedevano. E allora che significa questo oggi? Possiamo noi come sindacato accettare che i governi blocchino l'occupazione negli enti pubblici, nei comuni, dove non c'è niente, dove c'è il deserto? Andiamo in un qualsiasi comune e non ci sono più vigili urbani, e non ci sono tecnici, e non c'è l'apparato comunale, perché le leggi dello Stato. E allora, guardate, noi ci dobbiamo interrogare rispetto a tutto questo. E finisco, compagni, dicendo che molto probabilmente questo congresso dovrebbe discutere di un antico e moderno fenomeno. Perché guardate, se noi ci guardiamo attorno, dobbiamo riscontrare che è nata la nuova schiavitù. Ebbene, compagni, quanti sono gli schiavi che ogni giorno sul nostro territorio vengono sfruttati dalle 6 del mattino fino alle 7 della sera? Quanti sono? Sono migliaia di migliaia. E noi facciamo finta di niente. Ebbene, non sono io certamente quello in grado di analizzare fino in fondo una problematica di questo tipo, ma il compagno Luciano Canfora, che sicuramente tutti voi conoscerete, dice che il movimento dovrà battersi fortemente almeno per 20 anni per eliminare la moderna schiavitù. E allora che significa questo? Che il sindacato deve guardare a 360 gradi, non solo per tutelare gli interessi dei lavoratori che già un lavoro ce l'hanno, ma per tutelare il mondo del non lavoro e soprattutto per tutelare il mondo dei nuovi schiavi. Perché guardate e guardiamoci, fino a quando non ci libereremo della schiavitù, noi non abbiamo creato una società giusta. Grazie. Buonasera a tutti i delegati, a tutti i delegati, alla Presidenza, agli amici dirigenti delle altre organizzazioni sindacali, agli invitati. Grazie innanzitutto per avermi invitato. Io ho letto, anche se non approfonditamente, la relazione del segretario generale Giuseppe Valentino prima di questo breve intervento. E l'ho letta con attenzione, con piacere, con interesse. La prima cosa però che voglio dire è una notizia che ho saputo mentre venivo a Catanzaro Lido, forse ne avete già parlato, e ho sbagliato strada, sono andato sul lungomare, quindi c'è stata la possibilità di ascoltare più notizie per radio o computer, e mi ha colpito proprio questa notizia di questo incidente sulla Calabria Lucana, sulla vecchia linea della Calabria Lucana, perché mi ha portato
mi ha portato a cose che avvenivano quando ero bambino. La Calabria interna, i trasporti, l'insicurezza, la mancanza di manutenzione e di interventi sulle vecchie linee ferroviarie, spesso l'unico strumento di collegamento che in Calabria c'è tra le zone interne. Mi sembra che ci sia un qualche collegamento tra il fatto di andare al congresso di una grande organizzazione sindacale e di vedere che in Calabria ancora succedono queste cose. Cioè che da quando sono bambino, purtroppo adesso di anni ne ho, ad oggi su queste linee ferroviarie interne, quelle che vanno per la Sila, per il Reventino, per il Saluto e portano a Catanzaro e a Cosenza, non ci siano stati per nulla interventi, che quelle linee siano più abbandonate di 20-30 anni fa. Vedete, io condivido quello che c'è scritto nella relazione di Giuseppe, che tante cose cambiano rapidamente e certe volte non ce ne accorgiamo. Non me ne accorgo io come amministratore pubblico, non ce ne accorgono le grandi organizzazioni sociali, i partiti, però tante volte è vero anche che certe cose non cambiano mai. Se io rifletto insieme a voi su come cambia velocemente la criminalità in una città come la Mezza Terme, vedo che c'è una grande velocità. Se io vedo come cambiano i ragazzi che vanno a scuola, vedo che c'è una grande velocità. Ma quando vedo lo stato di abbandono che c'è in tante strutture pubbliche, mi sembra che è come quando ero bambino, anzi peggio di quando ero bambino, la vecchia Calabria arretrata, nella quale non si interviene mai se non in parte per riparare al danno quando succede un guaio o una sciagura. Ecco, noi secondo me viviamo in una realtà così, in una realtà in cui ci sono profonde trasformazioni, in cui anche nei congressi delle grandi organizzazioni sindacali non ci sono solo i telefonini, ma ci sono i telefonini che sono anche computer e i delegati chattano mentre ascoltano le relazioni da un problema all'altro, però anche in una regione dove ci sono tante cose ancora che sanno di feudalesimo, di mancanza di diritti, di arretratezza politica, di una cultura vecchia. E tutto questo mentre c'è un'immagine della Calabria all'esterno che è un'immagine terribile. Io vi dico la verità, ho avuto in questi anni molti momenti in cui ho avuto anche una fierezza di essere il sindaco di una città come la Mezzia. Però quando la Calabria si presenta al resto del paese con il linguaggio terribile che usano De Rosa e Citrigno sull'affare di Calabria Ore e di Gentile, io un po' mi vergogno di essere parte degli amministratori calabresi, perché temo che tutti possiamo essere considerati così. Ma non solo quel linguaggio, perché mica è brutto il dialetto. De Rosa dice su Repubblica che lui sta, c'è sempre questa cosa un po' con dei toni, no? Che c'è razzismo verso di noi perché usiamo un dialetto. Ma dipende, chiedo scusa, che uso se ne fa del dialetto? Se il dialetto fa parte di un'istruzione moralmente elevata e non c'è nulla di male che si usi la parola dialetto, ma quella logica della, come diciamo nel dialetto moccio, della zinnata, dell'intendere, del lasciare intendere, quella logica, quella immagine terribile del cinghiale ferito,
che ha fatto il giro di tutte le cose d'Italia, è qualcosa di terribile, è qualcosa purtroppo che non deprime e non deride soltanto chi l'ha fatta, ma che dà un'idea di questi editori, no? E di questo rapporto tra Asso e Libertà di Stampa, tra edizione e mondo politico. Che è terribile. Chi trova affari ti conviene, poi ti ritorno a riconoscere, poi quei chi. C'è tutta la vicenda del voto di scambio, del piacere, della logica reciproca, fino agli interessi leciti nella politica. Ora guardate, qua è il punto, rapidamente concludo, il punto che interessa un grande sindacato. Io non ho voluto portare la notizia simpatica. La domanda che mi pongo è questa. Una logica di questo tipo, di scambio, eccetera, eccetera, una logica di democrazia malata, riguarda solo un amministratore che deve dare 6 milioni alla regione e che gli fanno la riba? No, perché la vicenda però è questa, cioè che è stata fatta una delibera ad hoc per condonare i debiti che ci hanno alcuni imprenditori verso la regione, oppure una vicenda che riguarda tutta la società calabrese? Io penso che sia una vicenda che riguardi tutta la società calabrese. Adesso vi voglio raccontare una cosa e concludo. Il comune di Lamezia, prima che io fossi sindaco, ha un contenzioso aperto con uno dei principali imprenditori di questa provincia. La vicenda la sanno, ma non mi interessa la sua vicenda, perché sulla vicenda ci potrebbero essere pareri diversi. Si voleva fare negli inizi degli anni 2000, prima di me, un grande centro commerciale a Via del Progresso, all'inizio della Lamezia, sul terreno agricolo. La vicenda inquietante che io vi voglio dire non è questa. Questa può essere una legittima discussione sulle scelte di sviluppo, su cosa conviene fare, se bisogna tenere il piccolo commercio, se invece bisogna non proteggerlo. La vicenda che voglio dire è questa, che devo dirla io in tutti i posti, e quando non sono più sindaco la dico molto peggio di come la dico adesso. Perché adesso devo in qualche modo, siccome sta avvenendo il momento in cui non sono più sindaco, sarò veramente con un linguaggio semplicissimo e senza. Adesso invece mi mantengo ancora. Nel mese di giugno del 2002, i proprietari di un'area di 4 ettari di terreno agricolo in Via del Progresso, quindi dalla parte di Lamezia che va verso Catanzaro, vendono a un giovane lombardo un terreno di 4 ettari per la cifra di 50.000 euro. Terreno agricolo. Un mese dopo questo giovane lombardo vende all'ingegnere noto questo terreno, sempre agricolo, per la cifra di 4.300.000 euro. Questa è la situazione nella quale viviamo, questi sono i problemi che dobbiamo affrontare, questi sono gli interessi contro i quali ci dobbiamo trovare involontariamente, perché noi che abbiamo scelto oltre la scelta, a doverli fronteggiare, perché questi sono gli interessi che abbiamo di fronte. Io capisco che probabilmente avrei dovuto parlare anche di altro, avrei dovuto parlare dei rapporti tra amministrazione e sindacato, avrei dovuto anche intervenire su tanti punti sui quali certe volte giustamente, certe volte non giustamente ci criticate anche. Ma questo lo facciamo ogni giorno. Questo lo facciamo certe volte a fatica, certe volte meglio. Io penso però che in occasione di un congresso serve anche per dire due o tre cose che io ho cercato di dire, non so se ci sono riuscito, al di là
della quotidianità normale, facendovi naturalmente, ma questo credetemi con grande sincerità, gli auguri più affettuosi alla CGIL e a tutto il sindacato calabrese, perché possa fare sempre meglio il suo lavoro, perché dalla crescita del sindacato c'è anche la possibilità che alcune delle cose che io ho parlato oggi siano più combattute e forse, come io mi auguro, visto che ho parlato di qualche bambino, quando sarò vecchio possano essere sconfitte. Grazie. Auguri. Spatà D'Antonio del Sonia Calabria e Davide Zecchinella della segreteria provinciale del PD. Quando vogliono possono intervenire. Intanto allora ho delle ho delle richieste di intervento, ma ce ne sono tantissime per domani. Rischieremo di dover tagliare poi i tempi. Facciamo la tagliola domani, eh? Intanto cominciamo con gli interventi. Il primo è il dottor Fabrizio della ISAC, che si chiama CGL Catanzaro. Allora, colgo l'occasione di questo intervento anche per presentarmi, perché con qualcuno ci conosciamo per aver fatto qualche iniziativa sindacale recente, con altri sicuramente non abbiamo avuto modo di conoscerci prima. Il motivo è semplice, perché ho passato buona parte della mia vita lavorativa, politica e sindacale a Roma, nonostante sono nativo di Marcellinare, quindi il territorio della provincia di Catanzaro è il territorio che mi appartiene, dove ho svolto le scuole, dove ho fatto i miei studi e dove sono rientrato da 4 anni a questa parte per riavviare un'attività lavorativa che ormai è diventata di lavoro autonomo. E con 2 minuti di pazienza vi racconto un po' la mia esperienza sindacale e poi un'iniziativa che abbiamo in corso e che mi ha consentito di riprendere il filo dell'iniziativa in CGL dopo tanti anni di interruzione. Mi riferisco agli anni 90 in cui Danneo ha assunto a Roma, presso la sede della Ericsson Telecomunicazioni, ancora prima di completare il contratto di formazione del lavoro che durava al tempo 2 anni, mi sono iscritto in FIOM CGL. E ho iniziato così la mia attività sindacale, in difesa di quel posto di lavoro che avevo ottenuto con un semplice invio di curricula presso le maggiori fabbriche romane, perché in quell'epoca, nonostante ci fosse una crisi di ristrutturazione dell'azienda già abbastanza forte, era ancora possibile ottenere un posto di lavoro semplicemente inviando un curricula da sconosciuto. Diciamo che già dopo solo 2 anni di lavoro dipendente mi sono trovato nel mezzo di una ristrutturazione aziendale che ha coinvolto per la prima volta i colletti bianchi, i famosi impiegati e tecnici tanto distanti dal sindacato, che per la prima volta scontavano le stesse difficoltà tipiche del lavoro operaio. Era anche in quel periodo la prima elezione di RSU di fabbrica e con l'entusiasmo di quei miei 25 anni e con la chiarezza delle idee e di quel ruolo fui il primo eletto ed ebbi la straordinaria opportunità di guidare una lotta sindacale nuova ed inedita anche per la CGL e anche per la FIOM in quegli anni, visto che si trattava di portare sul terreno della difesa collettiva persone che rappresentavano quelle figure professionali mai toccate prima dal rischio del licenziamento, che vivevano in una condizione surreale di isolamento e di non rappresentanza. Chi è più anziano di me ricorda direttamente, io probabilmente l'ho letto sui giornali, quello che avvenne a Torino contro le lotte della Fiat da parte degli stessi colletti bianchi che presero una posizione completamente diversa. Presi 95 voti in quella elezione di RSU, col sostegno anche degli operai che erano sopravvissuti alle numerose ristrutturazioni che li aveva decimati negli anni precedenti.
riuscimmo a compattare buona parte dei dipendenti, consapevoli che si stava giocando una partita diversa da quella del passato, e questi conobbero la paura e l'incertezza del futuro e lo sguardo preoccupato delle mogli e dei mariti e la difficoltà di guardare negli occhi i propri figli, consci di quanto sarebbe potuto accadere da lì a poco. Li ho visti, questi impiegati, scoprire la solidarietà dei colleghi, l'energia che nasce nelle mattinate fredde ai cancelli delle fabbriche, nei picchetti e nei blocchi stradali che fummo costretti a fare, nelle tende montate, quelle sì a tempo indeterminato, fino a che non si fosse ottenuto un qualche risultato apprezzabile dal punto di vista sindacale, poste nel piazzale esterno a quella che allora si chiamava Ericsson Farm in via Nagnina, forse qualcuno sa di cosa parlo. Ho visto impiegati disabituati, anzi mai abituati alla lotta e alle assemblee, mossi dalla necessità di una soluzione. Ho visto anche giovani ed anziani, quindi senza alcuna differenza di generazione, nonostante oggi vada di moda la rottamazione e la denigrazione di una generazione contro l'altra con un intento tipico di chi tende a dividere anziché ad unire, ho visto in quegli anni giovani ed anziani aiutarsi a scavalcare i tornelli non per rientrare in fabbrica, ma per uscire a dare solidarietà a quegli impiegati che erano già in cassa integrazione straordinaria, loro colleghi, e che per la prima volta avevano la necessità di sentirsi considerati da coloro i quali invece queste lotte le avevano fatte in passato. Quella ristrutturazione non risparmiò nessuno, neanche i delegati sindacali, e accettai di buon grado la scelta della FIOM di non utilizzare la tutela sindacale per difendere noi delegati che avevamo rischiato in prima persona, e fummo tutti sulla stessa barca, in cassa integrazione, a lottare per difendere quel posto di lavoro. Ho visto questi impiegati iscriversi alla CGIL ed attivarsi nei passaggi congressuali, perché in quegli anni ci fu poi un congresso famoso con la vecchia alternativa sindacale, quella spaccatura che poi fu ricomposta come tutti noi ricordiamo, e dove assemblea dopo assemblea e congresso dopo congresso ebbi la fortuna di arrivare a Rimini come delegato nazionale in FIOM. Facciamola breve, non voglio tediarvi con questa storia, ma è per capire insomma chi prende la parola qui con un accento ancora un po' romano, a che titolo lo fa e a quale titolo, appartenendo alla FISAC come consulente finanziario a partita IVA, si riaffaccia al sindacato per provare a dare una mano. Come finì? Finì come tutte le grandi esperienze vere, trasparenti, organizzate e collettive che questo sindacato, la CGIL, ultimo baluardo della difesa dei lavoratori, ha saputo animare tra le incertezze, gli errori e le sconfitte. La lotta fu così lunga e determinata che la cassa integrazione fu ritirata e sostituita da prepensionamenti, scivoli e contratti di solidarietà. Insomma, rientrammo tutti al lavoro, anche noi RSU che in barba a tutela sindacale già in quegli anni non ricevemmo il riconoscimento del ruolo sancito dalle normative sul diritto sindacale. Ho preso a pretesto questa esperienza che mi ha consentito appunto di presentarmi per toccare molto velocemente altri due o tre punti che invece ritengo importanti e sono il vero motivo per cui ho pensato di intervenire. Sono convinto di questo, che dobbiamo fare tutti uno sforzo di comprendere la condizione attuale, e riprendo qualche passaggio fatto dal segretario che credo in una forma diversa dica alcune di quelle cose. Occorre capire che a fondo che la politica europea che sta scaricando sul lavoro le contraddizioni di un sistema basato unicamente sul profitto e sulla necessità del capitale di aumentare produttività e redditività per fare utile e portare i dividendi al capitale stesso, è il motivo per cui abbiamo e avremo difficoltà ancora più importanti. Dobbiamo capire che siamo come lavoratori e come sindacato dei lavoratori schiacciati tra la ristrutturazione del sistema economico ed industriale in atto in Europa e delle condizioni di lavoro, quindi con gli stipendi, con la pressione salariale che è in corso, e siamo schiacciati anche dalla politica di risanamento del bilancio pubblico che tende a rendere il sistema Europa più competitivo, facendo fare un sacrificio ai soliti noti, perché questa crisi la stiamo pagando sempre e soltanto i lavoratori dipendenti ai quali mi sento di appartenere, anche se non ho più la fortuna di fare questa attività e quindi svolgere questa attività nel sindacato. Avremo in futuro incertezza per tutti, per chi un lavoro lo ha ancora, i cosiddetti garantiti, e per coloro che il lavoro non lo hanno ancora ottenuto. E mi riferisco ad un'iniziativa
un'iniziativa che, visto che sono un po' lungo con i tempi, sintetizzo in modo molto pratico e concreto, che stiamo seguendo in questi giorni, grazie a Bruno Tallarico come segretario della funzione pubblica e grazie al segretario Valentino che ha fatto un primo incontro insieme a me, per provare a rappresentare 350 giovani laureati che hanno partecipato al progetto stage promosso dalla vecchia amministrazione di centrosinistra, esibendo titoli certificati che erano minimo il 110 e lode, con una proposta politica di quella regione che disse le eccellenze le dobbiamo tenere in Calabria per evitare che vadano altrove. Bene, questi giovani sono stati da quell'amministrazione e da quella successiva in qualche modo utilizzati a tamponare i buchi che nella pubblica amministrazione esistono, comuni, enti di varia natura, e di continuo rinnovati di anno in anno con fatica, considerati un po' da tutti come quelli privilegiati che sicuramente in quella condizione si trovano per la raccomandazione di qualcuno. A me, nonostante io non conosca uno a uno quei partecipanti, mi è sufficiente sapere che chi ha preso quel posto per un bando con titoli certificati e ha avuto accesso a quel lavoro ha diritto di essere tutelato. La sorpresa è questa, e stringo, ho chiuso in un secondo, che di fronte a un percorso tipico sindacale che tende ad ascoltare questi lavoratori, a proporre la via dell'organizzazione e del tesseramento, perché si faccia il passaggio della presa di responsabilità, abbiamo 117 richieste di delega sindacale che aumentano di giorno in giorno e non escludo che si possa arrivare ad una ottima percentuale rispetto ai 350. Questo fatto sulla base di nessuna promessa, come invece quel mondo politico ha continuato a fare e continua a fare ancora oggi, senza scorciatoie, dicendo chiaramente che sarà difficilissimo tutelarli e che sarà possibile solo se loro stessi si organizzeranno per farlo, con l'appoggio della CGIL, e il fatto stesso che abbiano scelto la CGIL per far questo, anziché le altre organizzazioni che nel tempo si sono occupate anche di questo problema, probabilmente ci fa capire qual è la direzione e che sarà una direzione, come ho detto prima, che ci dovremo ad affrontare in modo molto molto frequente. Perché se qualcuno pensa che aumenta il PIL dello 0,1% e noi riprendiamo l'occupazione che abbiamo avuto in passato, ci stiamo illudendo. Dal punto di vista sindacale, che cosa dobbiamo fare allora? Sicuramente non abbiamo pacchette magiche, stare vicino ai lavoratori, nei territori, con i nostri delegati e aumentare la sindacalizzazione anche di settori come questi, meno rappresentati e meno affini al discorso sindacale, per provare a dare più forza alle iniziative che ci troveranno sicuramente di fronte a questi problemi. Grazie. Vediamo Fabrizio per l'intervento. Sandro Tarantini, Silvio Tari, Costabile Patrizia. Sandro Tarantini è un pensionato. Buonasera, io voglio dire subito una cosa positiva. Nel senso che sono davvero... Pensavo fra me che dopo tanti anni senza nessun risultato, sostanzialmente, un sindacato come il nostro, spesso isolato, avrebbe dovuto pagare uno sconto pesante in termini di partecipazione della gente, di più nella società. Invece dalle cose a fare in Calabria ho partecipato io in questi tempi recenti, questa sensazione non l'avverto, avverto anche, anzi, una ripresa del dibattito, una ripresa della partecipazione, e questo è un fatto positivo. Però i tempi cambiano e cambiano rapidamente, diceva Giuseppe nella sua relazione. Io con questa parte qui la condivido in modo particolare, condivido il fatto che bisogna fare i conti con i cambiamenti, bisogna anche cambiare qualcosa del nostro atteggiamento reale rispetto a una situazione nuova. Ad esempio non c'è dubbio che su questa questione della rappresentanza noi dobbiamo sapere che tutto quanto premia la divisione non solo tra i sindacati ma anche tra i lavoratori finisce per indebolirli, e quindi noi il massimo sforzo dobbiamo fare per andare nel senso della direzione dell'accordo che è stato sottoscritto. Dobbiamo anche pensare che una volta passata questa fase i problemi rimangono tutti,
cioè rimane infatti il problema di come, diciamo, stiamo al tavolo della trattativa sulle cose concrete, quanto lavoro si crea se c'è un riconoscimento della rappresentanza, quanto lavoro si crea in Calabria, quanto si crea in Catanzaro, quanto si crea nei diversi settori produttivi che ci sono, che devono essere rilanciati. Io dico che questo comporta un grande sforzo intellettuale. Io lo so che Renzi adesso va nelle scuole e fa una cosa propagandistica, ma se questo fosse una scelta vera, sarebbe davvero la chiave di volta della questione che noi abbiamo di fronte, perché se vogliamo fare i conti, una volta che non c'è solo conflitto, ma c'è uno sforzo di partecipazione alla gestione dell'industria, dell'agricoltura, delle cose, allora il sapere diventa importantissimo, il fatto di avere una massa di persone che capisce le cose diventa un'arma vera, diciamo, che abbiamo nelle mani nel mondo dei lavoratori e del sindacato. Ecco, per questo io non penso più che siamo l'ultimo baluardo, perché se dovessimo essere l'ultimo baluardo non c'è partita, la partita è persa. Io penso invece che noi siamo nelle condizioni, avendo resistito a lungo e tenuta aperta la partita dello sviluppo, del progresso e della democrazia in questo paese, adesso abbiamo anche la possibilità di contrattare lo sviluppo, la crescita, di dire la nostra in un modo diverso rispetto al passato, mentre prima siamo stati costretti a una sorta di testimonianza, tutto sommato, rispetto a tutto un mondo che andava in un'altra direzione. Io credo, e vado a concludere, che oltre a questo fatto della scuola è fondamentale come noi cambiamo registro rispetto all'Europa. L'Europa non è una seconda scelta, cioè noi dobbiamo essere in grado di stimolare una politica diversa, nuova e pulita, ma che sappia anche parlare, che abbia dei contenuti. Io non ne posso più di ragionamenti di questo, di comizi che vengono e ci fanno un comizio, io non li collero più. È necessario che ci siano delle competenze, che ci siano dei contenuti, che ci siano delle cose che sulle quali è possibile misurarsi, parlare, anche quando sono dei nostri. Per esempio, ma è possibile che noi non riflettiamo mai, ad esempio, che sui rifiuti, sulla questione ambientale, gli altri ci fanno i soldi. E noi li ripaghiamo perché loro ci facciano i soldi. E rispetto a questo non si può fare. Oltre a questa cosa qui, ci sono due fatti clamorosi. Il fatto inquinante più grave, oltre a quello che hanno sotterrato nel mare, nelle terre, tutto quello che hanno voluto e non si è saputo nulla, è il fatto dello spopolamento progressivo della regione terra. Poi dice dipende dalla terra. Si dipende dalla terra solo in un modo, secondo me. Se si fa una politica contraria, non dico al ritorno verso le zone interne, ma almeno a bloccarlo al punto in cui è, perché non ci sarà nessun modo possibile di evitare il degrado se si continua in questa cosa. E la seconda cosa, sia per quanto riguarda i rifiuti, sia per quanto riguarda la difesa delle zone interne, è che la questione della 'ndrangheta e della lotta alle mafie non è un fatto così celebrativo, no? In un discorso ce lo mettiamo e poi abbiamo finito, no? Questo è un fatto centrale, è un fatto rispetto al quale dobbiamo fare i conti, e si può farlo sia sostenendole senza eroismi, ma sostenendo le leggi giuste che ci vogliono anche in campo internazionale, e soprattutto sostenendo
una pulizia della politica che mi pare che non sta camminando. Il caso Gentile, sì, stringiamolo come vogliamo, il caso Gentile ripropone il fatto che la politica non si libera delle scorie, non si libera dei rapporti pesanti e negativi che ancora la inquinano, e non credo sia solo il caso, non credo sia solo il caso Gentile. Io vi ringrazio per l'attenzione e credo che si possa continuare a lavorare in questa direzione. Patrizia. Patrizia. Ivan Potente. Sopra pure? No, buonasera a tutti, io sono Ivan Potente, per chi non mi conoscesse, rappresento la CGL Eventi locale. Per prima cosa voglio portare il saluto della categoria al congresso, al segretario uscente Giuseppe Valentino, e ringraziare insomma per il lavoro che qui svolti in collaborazione insieme. Contestualmente al saluto voglio altresì dire che la categoria vuole essere elemento propositivo e partecipativo all'interno del sindacato, perché diciamo, è un pezzo del sindacato, rivendica con orgoglio la partecipazione della stessa all'interno della CGIL e vuole continuare un percorso che consenta alla stessa di essere il più possibile compenetrata nella struttura sindacale stessa. Vedete, un grande sindacato è un sindacato che determina, un grande sindacato, che è il nostro, è certamente un grande sindacato, è un'organizzazione che ha una storia grande, profonda, e guardiamo anche all'introspezione, la bellissima introspezione fatta da Giuseppe, ci rendiamo conto che tutte le battaglie, sia normative che salariali, sono passate attraverso la CGIL. Un grande sindacato è un sindacato che in determinate occasioni è in grado di andare in direzione ostinata e contraria quando ce n'è la necessità. Noi abbiamo dimostrato di saper andare in direzione ostinata e contraria. L'ultima cosa che mi viene in mente è che è la manifestazione del 2000, quando guidata dall'allora segretario Sergio Cofferati. In quel momento, nonostante tutte le forze politiche e sociali, alcune forze sociali spingessero in un certo senso, noi siamo stati in grado di promuovere una manifestazione, tenere la barra dritta e dimostrare che avevamo ragione. Andare in direzione ostinata e contraria significa anche avere un atteggiamento inclusivo nei confronti delle sensibilità diverse. Le diversità non devono essere vissute come una volontà di scontro, ma devono essere vissute come sensibilità diverse in grado di arricchire il patrimonio culturale dell'organizzazione. Io non voglio farla lunga, non voglio neanche prendere troppo tempo ai delegati, quindi mi sono sempre ripromesso di essere breve e lo sarò concettualmente anche stasera. Ad esempio, il compagno che prima mi ha preceduto, non prima, il primo intervento, ha raccontato fatti reali riguardo alle nuove scuole di schiavitù che noi dobbiamo essere in grado di comprendere, entrare nei meccanismi e capire che sono quelle delle realtà da difendere, da tutelare assolutamente. Solo in questo modo dimostreremo di essere un grande sindacato e continueremo ad essere. Le rivendicazioni di quelli che stanno ai margini devono essere ascoltate. Contestualmente voglio dire anche un'altra cosa. È bellissimo il discorso che ho sentito fare sulla unitarietà e sul fatto che i sindacati devono procedere insieme. Bene signori, questo va benissimo nella misura in cui quell'unitarietà non significa appiattimento sul livello più basso. Non possiamo e non potremo tollerare che in nome dell'unitarietà noi ci si appiattisca su quelli che sono i meccanismi, diciamo, più deleteri, quelli che fanno dimenticare e fanno perdere al sindacato la sua strada maestra.
non possiamo in nome di questa unitarietà, ad esempio io posso riferirmi tranquillamente alla mia categoria, sopprimere tutti quelli che sono i modi di contestazione che vengono dall'interno. Non possiamo in nome di questa unitarietà, diciamo, far finta che i problemi non esistano. Questo è un fatto che assolutamente un sindacato che vuole continuare a scrivere la storia del lavoro e dei lavoratori in Italia deve tenere in via primaria tra le sue priorità. Dopodiché, diciamo, il lavoro congressuale si parerà nel modo che è previsto. Io ripeto, ringrazio tutte le strutture, ringrazio Giuseppe, ringrazio Bruno per la collaborazione fin qui avuta, ma ribadisco che noi dobbiamo continuare quel percorso di rivendicazione che ha fatto della CGIL il primo sindacato d'Italia e che ha consentito alla stessa CGIL di dare diritti ai lavoratori nei momenti peggiori della storia dell'Italia. Grazie. Grazie. Allora, interviene adesso Davide Zecnello della segreteria provinciale del PD. Buonasera a tutti, un brevissimo saluto. Io mi occupo delle politiche del lavoro del Partito Democratico e sono molto felice di essere qui perché con alcuni di voi, Giuseppe in primis, abbiamo condiviso una esperienza politica nel movimento giovanile dell'allora Democratici di Sinistra. Insieme a lui, insieme a Bruno, che gli faccio gli auguri per l'incarico che ha appena ottenuto, insieme a Caterina Vaiti, insomma c'è un pezzo di questo sindacato che io conosco da quando eravamo tutti molto più giovani e molto più speranzoso. Non ho assistito alla relazione di Giuseppe, però l'ho letta, me l'ha fornita, una relazione europea, di taglio europeo, ha affrontato molti temi importanti e nella sua relazione c'era questo, diciamo, contrasto forte fra quello che dovrebbero essere diciamo, gli standard europei e quella che è la regione Calabria e la provincia di Catanzaro. Io di connessione faccio il pediatra e vivo sulla mia pelle a 38 anni il precariato. Sono laureato da 12 anni e sono andato da un contratto a tempo determinato all'altro. Ed è diciamo, questo è un punto che aveva toccato Giuseppe nella sua relazione. E vedete, questo è un tema, è un tempo in cui si parla di lavoro. Io sono vegetario di Renzi, mi piace Renzi, però vorrei vedere, diciamo che spero che in questa idea di portare avanti le politiche del lavoro ci siano più contenuti che slogan. Vediamo, diciamo, i contenuti e poi li giudicheremo. Volevo dirvi solamente questo, io ho avuto un'esperienza lavorativa in un ospedale in cui svolgevo lo stesso lavoro di alcuni miei colleghi che però avevano contratti a tempo indeterminato e insieme a me degli infermieri, c'erano diverse categorie di infermieri, gli infermieri che svolgevano il lavoro avevano un contratto a tempo indeterminato, quelli che avevano contratti a tempo determinato e poi c'erano anche lavoratori che lavoravano indirettamente per società di servizi. Tutti facevamo lo stesso lavoro e ognuno di noi aveva dei contratti diversi. Non sapevamo se a fine mese questi contratti venivano rinnovati, poteva capitare di no, ma se in altre categorie o in altri servizi questo poteva portare sicuramente, diciamo, degli scompensi, immaginatevi quello che può succedere nella sanità. Quando dalla sera alla mattina un medico del pronto soccorso finisce il suo contratto, quando dalla sera alla mattina un osso viene licenziato, finisce il suo contratto nell'ospedale, o un infermiere o un medico, io lavoravo nella neonatale nello specifico. Un senso di precarietà che poi si riverbera nella qualità dell'assistenza, un senso di precarietà che poi porta anche un senso di precarietà a chi accede ai servizi. E potremmo traslare, diciamo, questo effetto dalla sanità a tutti gli altri settori. Perché diceva bene Giuseppe nella sua relazione, purtroppo nella nostra regione non c'è un settore chiave che è andato bene in questi anni. Potremmo parlare dei trasporti, potremmo parlare dei rifiuti, potremmo parlare di tutti i settori principali della nostra vita sociale e politica di questa regione e dovremmo parlare solo in termini negativi. Io non sono venuto qui, diciamo, sono venuto qui a portare un saluto, a augurarvi un buon lavoro e a concludere questo mio breve saluto con un messaggio di speranza. Io come primo mio atto di delegato alle politiche del lavoro del Partito Democratico della provincia di Catanzaro sono andato a incontrare i lavoratori della CISL di Lamezia. Non perché potessi fare qualcosa per loro o volessi sostituirmi al sindacato, no, assolutamente, anche perché lì i sindacati erano già intervenuti, c'era già un'avvertenza in atto, ma a me premeva far capire che i partiti hanno senso se stanno nei problemi, non se li creano i problemi.
E quindi parlare con quei lavoratori, guardarli in faccia, con le madri e quei padri di famiglia, mi ha aiutato moltissimo. E quando una lavoratrice mi disse, ma tu che sei venuta a fare qui? Io non sono venuta a chiedervi voti, non sono venuta solo a capire, a conoscere il vostro disagio e a conoscere il fatto che quei lavoratori non solo venivano licenziati, ma non si davano neanche la possibilità, non si voleva dare loro neanche la possibilità di poter avere quegli ammortizzatori sociali che gli permettessero poi di reimpiegarsi, quindi affrontando l'appello. E il secondo incontro, la Fondazione Campanella, con tutto quello che ne deriva, con i lavoratori della Fondazione Campanella, con questo vostro giuridico, con tutti i problemi che ha creato. Bene, un partito, un sindacato hanno senso se i problemi se ne fanno carico e cercano di risolverli. Non è facile, noi abbiamo avuto, diciamo, io sono stato anche sindaco di un piccolo comune e in questi anni abbiamo pagato l'inerzia della Regione Calabria, un'inerzia fortissima, e in questo devo dire il sindacato ha avuto il coraggio, tra i pochi, anche a sostituirsi al nostro partito, ai nostri partiti che non hanno fatto di fatto opposizione, per fare presente quelli che sono gli indici drammatici della nostra regione. Ne cito solamente tre. Il 53,6% della disoccupazione giovanile in Calabria, che è la prima in Italia, una tra le prime in Europa. Il 22% della disoccupazione generale e il quasi 57% della disoccupazione femminile. Questi sono dei dati che dovrebbero dire al nostro governatore, che dovrebbe dimettersi non per le vicende giudiziarie, ma perché come governatore di questa regione lui e il suo assessore alle politiche del lavoro hanno fallito, perché hanno distratto, non solo non hanno prodotto nessun cambiamento, nessun miglioramento di questi indici, ma hanno distratto, e questo è un fatto criminale, è un fatto, diciamo, un vero crimine, hanno distratto i fondi che erano destinati alle borse lavoro. Mi ricordo quando ero sindaco, tenni per me la delega sul lavoro, erano stati programmati delle borse lavoro per diversamente abili e anche per normodotati. Furono dirottati questi fondi nelle politiche sociali e poi andarono a finanziare RTL a Reggio Calabria, dove siete tutta l'estate, diciamo, del 2010. Grazie al sindacato per la capacità di denuncia che ha avuto. Non sempre i partiti che sono stati all'opposizione l'hanno avuto, perché il associativismo della nostra regione è un male endemico. Credo però non nel giovanilismo, io credo, diciamo, che ci sia bisogno nel sindacato come nei partiti di un'iniezione di capacità e di volontà di cambiare. È solo che magari come me, come Bruno, come Giuseppe, hanno vissuto sulla loro pelle i sacrifici, il precariato, le difficoltà di questa nostra generazione, forse lo sanno, lo hanno vissuto, non sono stati dei privilegiati, e forse partendo da questa esperienza personale possiamo dare un contributo concreto e non ci siamo solo ideali. Grazie. Valentino Giuseppe, Calese Enzo, Dattilo Gianni, Manu Carnaio, Saverniti e Resta, Paolessa Nitti, Carella Claudio, Muscia Giuliana e Rotella Tommaso. Allora, adesso è invitata a parlare Costabile Patrizia, della FIN. Buonasera. Okay. Buonasera compagni, il mio intervento vuole brevemente focalizzare l'attenzione su di un settore strategico per lo sviluppo della nostra regione come quello dei trasporti. In qualità di delegato a PCGL, dipendente SACAL presso l'aeroporto di Lamezia Terme, quando si parla di trasporto penso subito all'aeroporto di Lamezia Terme, con i punti deboli e le potenzialità di una realtà aziendale e imprenditoriale tra le più positive della regione Calabria, anche se sembra parlare di un'isola felice isolata dal resto del territorio regionale. L'aeroporto di Lamezia è uno dei più importanti scali aeroportuali nel Mezzogiorno, il principale in Calabria, uno degli 11 aeroporti strategici internazionali. Queste grandi potenzialità accrescono la voglia di obiettivi ambiziosi che sono certo auspicabili, per esempio fa piacere sentire dirigenti aziendali che hanno l'obiettivo di passare nel prossimo futuro dagli attuali 2 milioni a una frazione di 2 milioni e mezzo di passeggeri annui. Come dicevo, un obiettivo auspicabile per tutto quello che ne conseguirebbe in termini di sviluppo, di posti di lavoro e di attrazione di flussi turistici della nostra regione. Ma naturalmente a patto che si tenga ben presente che non si possono in alcun modo raggiungere simili traguardi se non c'è un coordinamento e un uguale obiettivo da parte della politica regionale.
che diventi finalmente consapevole dell'importanza di destinare adeguati investimenti e strategie intelligenti in grado di creare attorno all'aeroporto di Lamezia Terme collegamenti sinergici che comprendono linee aereo ferrato gommato. Ad oggi i fatti parlano chiaro. Tutti i governi regionali e nazionali che si sono succeduti negli anni non hanno dimostrato di avere la capacità di una visione strategica di sviluppo dei trasporti in Calabria. In particolare il campo del trasporto aereo presenta molte deficienze strutturali. Un esempio semplice per capire bene le condizioni attuali: come possiamo pensare di dare un servizio efficiente al singolo turista o alla singola famiglia di turisti che fanno scalo alla Lamezia Terme se in qualsiasi ora del giorno rischiamo di non trovare un collegamento in direzione della vicina stazione ferroviaria che dista un solo chilometro dall'aeroporto e che poi consentirebbe loro di raggiungere le varie mete dislocate nella regione? Cosa rispondere oggi a questi turisti, a questi viaggiatori, a questi passeggeri che vengono nel nostro territorio e non hanno la possibilità di muoversi affidandosi se non ai mezzi propri? Ecco quindi la necessità di un forte appello alla politica regionale affinché essa intervenga con strategie intelligenti in grado di rendere la nostra regione civile, funzionale e con i servizi degni agli occhi dei turisti e non solo, provenienti dal resto del mondo. Approfitto in questa occasione di poter parlare con la platea congressuale sindacale per dire che ecco quindi il ruolo del sindacato che mi piacerebbe vedere, un sindacato di dimensioni europee capace di fare da pungolo in tutti i settori dello sviluppo e in questo caso nel fondamentale strategico settore del trasporto aeroportuale in Calabria. Non abbiamo altra strada che quella della formula di avvicinare e coordinare il più possibile le aziende con il sindacato, gli interessi imprenditoriali con i diritti e le tutele dei lavoratori per incentivarne la collaborazione che è il propulsore importante di una politica di rilancio e di integrazione dei servizi che non diventi fine a se stessa, ma che abbia l'obiettivo di sviluppare nel settore dei trasporti in Calabria un sistema che integri tutti i mezzi di trasporto che interagendo possono concorrere positivamente alla crescita sociale, infrastrutturale, economica e imprenditoriale della nostra amata terra. Grazie. Grazie Patrizia. C'è adesso Marco Marchesi. Della Pisa, Pisa che ci è bancario. Compagni e compagni, sono della Pisa, però questa sera interverrò facendo un ragionamento un po' diverso, perché vorrei parlare di quell'organismo che nel luglio dell'anno scorso abbiamo animato presso la Camera del Lavoro qui a Catanzaro e che è l'Osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità. Questo organismo è nato insieme alla Camera del Lavoro ed è stato il frutto un po' di una collaborazione fra appunto la FISAC, me personalmente, e poi dopo il centro di iniziativa locale dell'Associazione Radicale Certi Diritti che ha sede a Nocera Terese. Questo è un ulteriore organismo, un ulteriore strumento che opera, il più delle volte opera diciamo dietro le quinte, silenziosamente, però si occupa poi dopo di casi in particolare. E vorrei parlarvi brevemente di tre casi per dire un po' di che cosa si occupa. Si occupa chiaramente di politica di genere, si occupa di pari opportunità, però ha un particolare orientamento questo osservatorio, una peculiarità. L'orientamento particolare va sui diritti civili e sulla comunità LGBT. E la peculiarità è quella che non è solita soltanto lavoro di osservazione, però mette le mani in pasta. A me piace spiegare questo acronimo LGBT tutte le volte che parlo in pubblico: c'è la comunità LGBT e la comunità di lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Vorrei parlare brevemente di tre casi, gli ultimi tre di cui ci siamo occupati, ripeto, spesso silenziosamente, perché poi il nostro lavoro è un lavoro di anche assistenza, orientamento alle persone che si rivolgono a noi. Abbiamo trattato tre casi proprio recentissimamente. Il caso di Stefano, un ragazzo gay che ad una festa ha baciato un altro ragazzo, tra l'altro è stato diciamo fotografato, è uscita fuori, tra l'altro una foto molto bella, un bacio
sulle labbra, tenero, l'ha pubblicato sulla sua pagina Facebook perché è un ragazzo, diciamo, dichiarato, come si dice nell'ambiente, e poi ha cominciato a ricevere, voglio dire, dei commenti sulla sua pagina Facebook. Nel giro di poche ore si sono accumulati più di 500 commenti, dove, diciamo, un buon 25-30% inneggiavano al nazismo, al camera gas, al carcere, voglio dire, a tutte queste amenità. Poi c'è il caso di Dylan. Dylan è un ragazzo di 25 anni della provincia di Vibo Valentia che per sua fortuna vive e lavora a Milano. Dico per sua fortuna perché in quanto persona omosessuale non è stato assolutamente accettato dalla famiglia. Molto recentemente si è, voglio dire, recato a casa una simpatica persona, un suo, diciamo, conoscente, ha pensato bene che il suo orientamento sessuale fosse una cosa talmente pericolosa da dover chiamare i carabinieri per denunciarlo per omosessualità, con tutta una serie poi dopo di insulti, accompagnando, voglio dire, questa cosa con tutta una serie di insulti. Poi i carabinieri giustamente hanno preso Dylan e gli hanno detto: guarda, se vuoi denunciare tu questa persona per ingiuria puoi farlo perché ci sono tutti i presupposti. E l'ultimo è un ragazzo di 15 anni che ci ha scritto anche negli ultimi giorni, dicendoci che anche lui è un ragazzo omosessuale, a 15 anni perfettamente consapevole, perfettamente accettato, ha fatto coming out con compagni di scuola, con amici, per cui un ragazzo di 15 anni che si sta creando la sua rete personale di protezione. Non è dichiarato in famiglia perché la famiglia chiaramente su questo argomento non ci vede e non ci sente, ci scrive quale sfogo, dice: io non ho particolari problemi, non sono soggetto, voglio dire, ad atti di bullismo, però non so come fare con mio padre perché mio padre lo odio. Lo odio perché l'altra sera, molto banalmente, guardando C'è posta per te, il programma di Maria De Filippis, che ha offerto, voglio dire, caso più unico che raro, voglio dire, sulla televisione italiana, anche una storia gay, una storia omosessuale, il commento del papà è stato: sono dei malati. Quindi, voglio dire, mettiamo le mani in pasta con l'osservatorio, offrendo assistenza, orientamento a queste persone che si rivolgono a noi, e ce n'è bisogno, perché poi, voglio dire, sì, c'è anche in Calabria tutta una rete di associazioni che si occupano della comunità LGBT, però tutto questo sistema ancora è molto fragile, tutto questo sistema purtroppo non è supportato dal pubblico. Proprio in questi giorni, martedì prossimo, proprio su promozione dell'osservatorio, si farà il tentativo di fondare un gruppo a Crotone, perché Crotone è l'unica provincia calabrese che non conta neanche un'associazione, una sezione, un gruppo, un nucleo di persone LGBT, quindi che appartengono alla comunità lesbica, gay, bisessuale e transgender, per, diciamo, lottare contro le discriminazioni e per cercare di fare attivismo, ottenere delle cose, voglio dire, dei riconoscimenti. Tutto questo poi si rifà, voglio dire, l'attività di questi mesi, cioè un'attività che è andata nelle scuole, che ha presentato libri, insomma, ha fatto, è inutile, diciamo, fare tutto l'elenco, e tutto è orientato chiaramente per lottare contro l'omofobia, omofobia che è una parola che io detesto perché non descrive bene di che cosa stiamo parlando. Questo quando si parla poi dopo di persone giovani, giovanissime, per cui quando andiamo nelle scuole si lega profondamente al bullismo, si lega profondamente a quel 30% di suicidi giovanili che sono a sfondo proprio di atti di violenza, a sfondo omofobo. E perché odio e detesto la parola omofobia? Perché non descrive appieno il fenomeno di cui stiamo parlando? Perché, vedete, il 17 maggio del 1990, per cui stiamo parlando di un qualche cosa che è accaduto ormai ben 24 anni fa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questa organizzazione, voglio dire, non ha bisogno davanti a questa platea di spiegazioni, insomma, non è la bocciofila che sta a fianco a casa mia. Beh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 17 maggio del 1990 ha derubricato dal proprio manuale diagnostico, quindi dall'elenco dei disturbi mentali, l'omosessualità, facendo un'operazione molto più ampia perché ne ha dato la definizione ufficiale. Quindi parliamo di qualcosa che risale a 24 anni fa. La definizione, diciamo, ufficiale è variante naturale del comportamento umano,
e prestato attenzione a questa parola comportamento, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha scritto variante naturale della sessualità umana, perché lì magari potevamo restare ancora nel campo delle scelte, delle preferenze sessuali delle persone, ma quando l'OMS ha dato questa definizione, variante naturale del comportamento umano, ne ha sancito esattamente quello che è. Cos'è l'orientamento sessuale che si rivolge verso una persona del proprio sesso, verso diciamo una persona del proprio stesso sesso? Non è altro che una caratteristica umana. E allora, se ad esempio il colore della pelle è una caratteristica umana, come l'orientamento sessuale, perché diciamo parliamo di omofobia, dove in queste manifestazioni di violenza nei confronti delle persone omosessuali di fobia non c'è assolutamente nulla, e non parliamo più correttamente di manifestazioni di razzismo, tout court, alla quale al massimo possiamo abbinare poi dopo l'aggettivo omofobo, per cui parliamo di manifestazioni di razzismo a sfondo omofobo. Noi come osservatorio ci occupiamo anche degli ultimi fra gli ultimi, delle persone transgender. Le persone transgender sono quelle persone che nel corso della loro vita vivono un profondo disagio con se stessi, perché hanno un corpo, vuol dire che può essere per esempio maschile, ma percepiscono un'identità femminile, e questi sono gli ultimi fra gli ultimi, perché non sono, cioè nel pubblico, ad esempio nella sanità, per accompagnarli alla transizione non sono assolutamente supportati. E l'ultima cosa che voglio dire, concludo il mio intervento, l'ultima iniziativa che stiamo promuovendo è una lettera che scriveremo a Gianni Amelio, il noto regista, che in questi giorni sta presentando in tutta Italia il suo docufilm sull'omofobia, Felice chi è diverso. Solo che Gianni Amelio, che è calabrese, diciamo della provincia di Catanzaro, ha pensato bene qualche settimana fa di rilasciare al quotidiano della Calabria una dichiarazione un po' controversa. Cioè Gianni Amelio dice che lui è l'unico gay che si è dichiarato qui in Calabria ed è l'unico che poi è andato via. Questo diciamo ci ha un po' scossi, perché voglio dire adesso non c'è tantissimo, però c'è una varietà di organizzazioni, una varietà di associazioni che si occupano della comunità LGBT, che venga diciamo Gianni Amelio a dirci che è l'unico che si è dichiarato che è in Calabria e poi se ne è pure andato, voglio dire ci fa un po' specie. Credo che sia stata più un'estrapolazione giornalistica. In ogni caso gli abbiamo scritto una lettera, e questa lettera, oltre ad essere firmata dall'Osservatorio, proprio oggi ha raccolto anche la firma di Giuseppe Valentino, che è il nostro segretario generale, e che questa lettera verrà consegnata sabato presso il Comune di Milano di persona a Gianni Amelio, con la speranza che voglia scendere qui in Calabria a presentare il proprio docufilm, magari chissà, alla festa provinciale, voglio dire nostra, della CGL, e noi saremo lieti sicuramente di accoglierlo, di vedere il film e sicuramente di poter ragionare con lui di omofobia, e magari per cercare di spostare l'attenzione, non spostare l'attenzione, per utilizzare magari un lessico più corretto, no? Eliminare parole come tolleranza, sostituire parole come diversità con diciamo delle parole forse più migliori, perché io sono diventato una persona felice quando appunto ho eliminato dal mio lessico la parola tolleranza, la parola diversità, e l'ho sostituita con la parola varietà umana, quindi io riconosco le varietà umane, non le diversità. E chiudo, perché voglio anche spiegarvi qual è l'importanza di questa cosa, perché quando ho riconosciuto le varietà umane, queste da prima mi incutono curiosità. La curiosità chiaramente spinge alla conoscenza, la conoscenza porta chiaramente al rispetto, e il rispetto porta inevitabilmente all'amore. Buon congresso. Tutto l'intervento Bruno Tavarino. Allora, io sarò veramente europeo, nel senso che non ho... No, io parto dall'ultima considerazione che ha fatto Marco, e lo dico con orgoglio e con convinzione, che noi tutti di Pubblica Catanzaro
abbiamo fatto qualcosa di più. Si sono associate anche altre categorie della provincia, ma siccome io sono il segretario generale di Funzione Pubblica, devo... Noi abbiamo fatto di più, proprio per andare incontro al quanto detto Marco. Noi abbiamo trovato un ordine del giorno, lo abbiamo inserito nel nostro documento politico, lo porteremo all'istanza superiore, cioè al congresso regionale di Funzione Pubblica, ma lo faremo nostro se la commissione politica riterrà di doverlo prendere in considerazione. Noi abbiamo chiesto che la Funzione Pubblica Nazionale e anche poi le varie istanze regionali nei prossimi rinnovi contrattuali riconoscano e normino la possibilità di chiedere ai lavoratori e alle lavoratrici omosessuali di poter fruire del congedo matrimoniale per congiungersi in unione civile o in matrimonio nei paesi dove questo è previsto. Noi chiediamo che questa norma sia inserita nei nostri contratti collettivi. Sappiamo che è molto più semplice nei contratti privati, un po' più complicato nei contratti pubblici, perché lì c'è la legge che non c'è più doppia ciclotta, ma noi abbiamo dato il segnale politico da Catanzaro con alcune categorie che si sono da subito associate, ma anche per dare coerenza all'iniziativa di come Camera del Lavoro, e permettetemi, io da segretario uscente dell'organizzazione della Camera del Lavoro di Casanzaro Lamezia ho curato insieme a Marco alcune iniziative, tra cui quella del 13 dicembre del 2012, dove abbiamo dato il via a questa che è la dimostrazione che non bisogna fare solamente chiacchiere, ma che bisogna anche essere concreti in quello che sono il nostro dire e il nostro fare. È una piccola cosa, ci proviamo, è un segnale politico, speriamo, però per intanto noi partiamo da qua, speriamo che, portando anche poi, sarà mio obiettivo insieme ai compagni che lo condivideranno, quella di portarlo anche a quella che sarà l'istanza del congresso nazionale della funzione pubblica, perché poi bisogna tradurla in atti concreti. Detto questo, io mi voglio, soffermare su un elemento fondamentale, il rinnovato sentimento di partecipazione nei confronti del pubblico impiego. Io credo che rappresenta una parte che è bistrattata ormai negli ultimi anni in tutti i settori, in maniera particolare nella nostra regione, dove politiche di contenimento non hanno fatto altro che esasperare anche le dotazioni organiche di molti uffici e di molte strutture pubbliche. Io sono convinto al settore dei servizi pubblici, non lo abbiamo affermato in molti nostri documenti, però dobbiamo passare dall'azione ai fatti. Sono convinto per esempio che sulla spazzatura bisogna rivedere l'impianto, sulla raccolta dei rifiuti, sui cicli integrati di rifiuti, bisogna rivedere l'impianto della presenza del privato, perdonatemi da questo contesto, perché ritengo che sia un servizio pubblico essenziale, anche perché le aziende private, e questo è il commento che facevo anche con il compagno del Nazionale, su 10 imprese molte aziende vanno in difficoltà economica perché i comuni non pagano, a loro volta i comuni sono in forte difficoltà perché il governo centrale non eroga gli stanziamenti necessari. Quelle due aziende che resistono dal punto di vista economico, perdonatemi, sono in odore, quando va bene sono in odore di macchina in Drangheta e quindi hanno un altro tipo di sostentamento. Quindi è un ragionamento che secondo me noi dobbiamo fare e dobbiamo riprendere, soprattutto in un settore delicato che riguarda non solo la tenuta occupazionale, perché poi a farne le spese, come è stato detto anche da Giuseppe nella sua relazione, che io condivido tantissimo in questa parte qui, ma anche nelle altre parti, ma in maniera specifica su questa, a farne le spese poi sono soprattutto i lavoratori, perché noi poi contiamo non solo i morti per quanto riguarda i dispositivi sulla protezione individuale e sulla legge sulla sicurezza, che sono quelli sui quali immediatamente si va a risparmiare per fare cassa, perché poi su questo noi andiamo a combattere. Non è che sono le imprese per poter fare cassa rispetto a risparmiare, poter fare profitto, la prima cosa che fanno è quella di andare a comprimere le spese per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza. E poi è ovvio che
vi è una forma, nonostante noi si parli di che sia un settore che sono in contratto a tempo indeterminato, noi abbiamo gente che spesso e volentieri sono più precari degli altri, perché lo spauracchio qual è? Se parli, se rivendi il tuo diritto, che c'è quello di avere lo stipendio, io ti licenzio, e poi puoi andare a credere dal sindacato e farti difendere, anche perché a noi non ci interessa, non abbiamo paura, e quindi arrivato ad un certo punto tu devi fare quello che noi ti diciamo, e quindi se devi lavorare di sabato, devi lavorare di domenica e devi lavorare nei giorni di festa senza avere con le nuove schiavitù e quant'altro ed essere a disposizione dell'azienda, a noi non ci interessa e tu devi lavorare punto e basta. Questo è un problema con il quale noi oggi ci troviamo a confrontare, ci troviamo a doverci confrontare, e pensare che noi avevamo sconfitto, questo non è così, perché è la dimostrazione plastica che noi siamo ritornati veramente a qualche anno addietro a riprendere quelli che sono i problemi e le soluzioni di qualche anno addietro. E anche da questo punto di vista noi dobbiamo fare il punto, come categoria, io credo che lo diciamo bene anche nel documento congressuale, lo riprendiamo benissimo, però adesso dobbiamo con forza riproporlo anche nella nostra azione futura. Credo che questo vada anche nel pieno rispetto di quelli che sono non solo i rinnovi contrattuali che da qui a venire noi metteremo in campo. Poi è ovvio che la funzione pubblica, ma il pubblico impiego si distingue per avere i contratti bloccati fino al 2016, graduatori bloccati fino al 2016, quindi impossibilità di qualsiasi forma di turnover, salvo poi creare grandi bacini di precariato. Su questi bene ha fatto Fabrizio a riprendere l'argomento degli stagisti, che sono la goccia dell'oceano di un problema grande quanto una casa. Noi abbiamo forme di precariato, rischiamo di trovarci la valanga di una sorta di lavoro nero nelle pubbliche amministrazioni. È una contraddizione, ma così è. Le forme di contratto che noi dobbiamo mettere in campo sono quelle che noi con grande difficoltà stiamo tentando di fare, e per evitare anche che si creino enormi bacini di precariato. Io ribadisco che ci sono i precari del Ministero dell'Interno, ci sono gli stagisti, ci sono gli della giustizia, i candidati del merito, del SIU e del PU, istanze nella sanità, nella scuola, ci sono istanze che provengono da tutti, da chi ne ha più ne mette, che meritano la loro attenzione. Ovvio che noi dobbiamo saper sviluppare un'azione, come dire, sinergica e incisiva per risolvere questi problemi, senza dimenticare che ci sono, come dire, altre legittime aspettative dei lavoratori che sono, come dire, impegnati e che sono titolari di un contratto di lavoro. Come dire, non è facile trovare il giusto equilibrio tra queste diverse istanze. Io non la faccio lunga, perché mi interessava in maniera particolare ribadire che c'è un punto del documento congressuale nazionale sul quale io sono stato fortemente convinto, perché questo non deve essere solamente un problema del pubblico impiego, un problema dell'Italia. Noi sicuramente dobbiamo fare la nostra parte, e se l'Europa ci guarda con grande diffidenza è perché probabilmente noi molte delle cose che dobbiamo fare non le abbiamo fatte. È una sollecitazione. Io segretario, però sempre così, uno mi fa emozionare, il secondo mi prendo eccezione. No, la faccio breve, la chiedo qui, perché in maniera particolare c'è un punto del documento congressuale nazionale che io ho molto apprezzato, al di là di tutto quello che è stato detto, che è quello sulle politiche europee. Noi dobbiamo creare maggiore sinergia con il sindacato europeo, non solo quello del pubblico impiego, perché probabilmente c'è una diversità di intenti e di obiettivi anche rispetto alle politiche che si sviluppano negli altri paesi per quanto riguarda i settori pubblici e il lavoro pubblico. Però io credo che il punto di partenza, su questo come CGL Calabria, noi abbiamo fatto tanto per cercare di integrarci con la TGT, con la Commissione Europea, quindi voglio dire, da questo punto di vista noi abbiamo avviato anche questo tipo di percorso. E va bene il documento nazionale quando afferma
conferma il principio che bisogna arrivare ad un contratto minimo di settore omogeneo. Noi dobbiamo ragionare anche da questo punto di vista rispetto all'Europa per avere un contratto omogeneo nel pubblico impiego o nei settori pubblici. Chiamiamolo, troviamo poi la forma, la declinazione giusta e più rispondente, ma questo deve essere, anche perché uno degli obiettivi fondamentali che noi dobbiamo, al quale dobbiamo ambire e puntare, è anche una relazione, anche un minimo di relazioni sindacali industriali che come dire, nel nostro paese stanno cominciando ad avere grandi limiti. I decreti Brunetta, per concludere, sono anche il limite della presenza dell'organizzazione sindacale nel pubblico impiego. Va bene il documento nazionale per dire che ne chiediamo l'appropriazione, ma l'appropriazione deve essere passata anche attraverso un recepimento di una presenza minima dei rapporti di relazione sindacale nella contrattazione, nella consultazione, nella concertazione prevista anche a livello europeo, perché altrimenti il ruolo del sindacato viene meno, soprattutto del pubblico impiego. Rischiamo di essere monchi e di non avere nessuna capacità di sviluppare nessuna azione se non quella di protesta, che comunque è fine a se stessa in alcuni casi e non ci porta da nessuna parte. Credo che il documento nazionale con prima firmataria la compagna Susanna Camusso vada in questa direzione, lo condivido pienamente e credo che da questo punto di vista noi dobbiamo sforzarci ancora di più per cercare di portare avanti queste linee di tendenza, soprattutto per dare corpo e anima ad un documento che io ritengo essere utile, necessario e soprattutto importante per disegnare la nostra azione incisiva nei settori che siamo chiamati a rappresentare. Grazie. Ci sarà adesso l'intervento del segretario generale Cigella Calabria Gravano. Intanto voglio dirvi che domani mattina i lavori cominceranno alle 9.30. Prima di intervenire sarà Marucca che non ha bisogno di essere sollecitato alla puntualità. Voglio dire che ci sono già 12 interventi. A 10 minuti per intervento faccio un conto di quanto tempo c'è bisogno. Per cui penseremo di chiudere le iscrizioni entro il secondo intervento. Il secondo intervento significa alle 10 meno 10. D'accordo? Buonasera. Buonasera a tutti. Intanto sì, poi domani non sarò presente al dibattito, perché in queste ore, come sa il Presidente della Commissione di Garanzia, ieri, allora mi deve mettere qua. Fate come Renzi, prendete il direttore. Bravo, non ce l'ho più pensato. No, va bene così, non ce l'ho più. Ieri abbiamo chiuso il congresso di Cosenza, stamattina quello di Castrovillari, oggi è cominciato il vostro, domani comincia quello di Reggio Calabria e con questa tornata abbiamo chiuso le camere del lavoro, poi la settimana prossima cominciamo con gli edili, la FRAI, la FIOM, la FISAC e a seguire la funzione pubblica, a seguire tutti. Volevo partire da una cosa che ha detto il sindaco, perché in questi giorni questo tema del rapporto diciamo, media e potere e la vicenda dell'ora della Calabria ha lasciato molto sgomento nell'opinione pubblica e anche nei nostri iscritti. E il sindaco la leggeva come una fase di cattiva rappresentazione della Calabria.
Ora, i rapporti tra media e potere in Italia sono molto complessi. A me, per la verità, in questa vicenda, quello che mi ha colpito, però non l'ho sentito, come dire, non è tanto l'intervento dell'editore, l'influenza del politico, il condizionamento, diciamo, del tipografo, tra virgolette, ma quello che mi ha colpito positivamente, ed è un segnale importante di novità, non solo del giornale, è il comportamento del direttore. Cioè, l'Ora della Calabria nei nostri confronti, nella direzione Sansonetti, non è stato mai tenero in molti passaggi, ma noi ovviamente rispettiamo il diritto di critica e l'indipendenza dei giornali. Ma c'è un punto con il quale non ho mai condiviso l'impostazione di Sansonetti, era il suo eccessivo garantismo, quasi un fondamentalismo del garantismo, che in una realtà come la Calabria, che invece ha bisogno spasmodico di legalità e di diritti, sembrava ed era un controsenso. E ci sono stati due passaggi delicati di quella impostazione del giornale, che ci ha permesso anche di indirettamente di polemizzare, quando noi abbiamo sollevato obiezioni rispetto alla gestione, alle affermazioni dell'arcivescovo Morosini, che lasciava Locri e andava a Reggio Calabria, attaccando tutta la legislazione antimafia, tutta l'azione repressiva dello Stato, che noi sappiamo che cosa significava in quella realtà, e la considerava causa della arretratezza della Locri, con un cambio di prospettiva strategica, perché chi conosce la Locri, che io ho imparato a conoscerla, la causa della arretratezza è la pervasività della criminalità. E quindi noi ci sentimmo in dovere di intervenire e di polemizzare. Il direttore dell'Ora della Calabria si schierò dalla parte del vescovo. Noi non commentavamo, perché, come dire, la nostra funzione pubblica è questa, e rispetto anche dell'opinione degli altri. Questo direttore, che ovviamente è venuto per rilanciare, perché e per dare un'altra impostazione, di fronte a una notizia e di fronte al blocco ad una convenzione a evitare che la notizia fosse diffusa, e come lei ha avuto anche ripercussioni sul quotidiano, perché anche il quotidiano aveva bucato la notizia facendo intendere che all'interno del quotidiano c'erano stati orientamenti a non dare la notizia. Il direttore ha fatto la voce grossa all'editore dicendo: io voglio che venga pubblicata la notizia, altrimenti mi dimetto e me ne vado. E infatti nella conversazione telefonica, nel riferimento, dice: ma tu non farlo uscire? Dice: no, ma il direttore sta facendo pazza, io non riesco, si vuol dimettere, se si dimette succede un casino maggiore. Ecco, io a nome della CGL mi sono sentito di esprimere solidarietà e vicinanza al direttore dell'Ora della Calabria, che affermava
in quell'atto quello che è il fondamento di un giornalismo che autonomo e indipendente, libero, anche rispetto ai condizionamenti dell'editore, e che è il fondamento della democrazia e della libertà. Beh, io questo lo considero un segnale importante di novità della Camera, che noi dobbiamo valorizzare. Poi questa regione ha, nel bene e nel male, eccessi. Non è una regione normale, è anche la caratteristica singolare, perché c'è il massimo del male e c'è il massimo del bene. Ecco, io considero un bene l'atteggiamento del direttore, almeno per chi ha una visione della democrazia come ce l'hanno insegnata. Ma considero un altro segnale straordinario, non ricordo il nome, ma che è uno dei più grandi scienziati, che l'ha preso d'origine negli Stati Uniti, rinuncia all'attività negli Stati Uniti e viene in Calabria all'università per continuare la sua azione di ricerca su frontiere nuove, e lo viene a fare in Calabria perché in Calabria si può fare. Questo è un altro segnale straordinario. E poi abbiamo le notizie inquietanti, non quelle in qualche modo ordinarie, nel senso che sono diventate ordinarie, degli ammazzamenti. No, c'è una cosa che ha sconvolto tutti e che è inimmaginabile: lo sgozzamento da parte della madre di un figlio come conseguenza di una crisi familiare, di una rottura familiare. Ma in qualche modo anche più grave di quello che abbiamo vissuto qualche anno fa nella vicenda di Cogne, e veramente si rimane sgomenti anche per quello che, come viene descritta la vicenda, che ha colpito, cioè questo bambino ha cercato di difendersi perché non si aspettava mai che la madre lo ammazzasse. La Calabria anche, purtroppo, è anche questa violenza primitiva e in qualche modo anche ancestrale, ma non c'è niente di ordinario, è anche un elemento di singolarità che ci dimostra come la nostra azione, il nostro lavoro è complicato, è difficile, ma non possiamo fermarci, il nostro impegno, il nostro lavoro è fondamentale per affrontare anche quelli che sono crisi nuove frutto della modernità distorta che anche in una regione come la nostra si manifesta. Scusatemi questa introduzione, ma lo sentivo perché sento i politici, sento anche i nostri compagni, le nostre strutture, ma sulla vicenda dell'ora della campagna, della Calabria, dobbiamo far emergere questo aspetto che ha una sua forza anche simbolica e introduce una dialettica diversa tra l'informazione e il sistema di potere. Tra l'informazione, i fatti e il racconto di questi fatti, e noi vediamo con quale sofferenza rispetto al racconto della Calabria, sia i media nazionali e sia i media locali si muovono secondo uno schema, uno stereotipo. È una regione perduta alla democrazia, il nord. Il sistema di potere che attualmente governa la regione cerca di condizionare l'informazione
riducendo i fatti a propaganda, a culto della personalità. E quindi su questo noi dobbiamo prestare molta attenzione, perché è su questo fronte che si gioca anche la battaglia di libertà e di emancipazione e di rafforzamento della democrazia in una terra complessa e difficile come la Calabria. Poche cose. Anch'io ho letto, ho sentito soltanto la parte finale della relazione di Valentino. Siamo a conclusione quindi di una fase congressuale molto impegnativa, che in Calabria ha una sua singolarità. Che risponde all'idea che noi ci eravamo fatti di un congresso d'ascolto. La nostra segretaria generale voleva un congresso che desse, in cui fossero indicate le 10 opzioni, le azioni sulle quali impegnare il sindacato nei prossimi anni. Ma questa azione si dovesse coniugare profondamente anche con una capacità di radicarsi nell'ascolto dei tanti problemi che le diverse facce del mondo del lavoro hanno oggi dentro la crisi, nelle regioni più industrializzate e nelle regioni meno industrializzate. E questo in Calabria. Nonostante le torsioni e le tensioni che negli ultimi, la dialettica tra prima e seconda mozione ha prodotto, in Calabria c'è stato. E come ricordava anche Valentino e altri compagni, noi avvertiamo nei congressi di categoria, nei congressi territoriali, anche lì dove si critica, ma un attaccamento profondo alla nostra organizzazione, che con tutte le sue difficoltà viene percepita come uno strumento fondamentale per difendere i lavoratori, i giovani, i pensionati nella crisi. E in questa regione, nella crisi della politica, nella crisi delle istituzioni, viene vista come un'ancora di, come dire, di salvezza, tra virgolette, a cui aggrapparsi per le ingiustizie e per la possibilità di cambiare anche alcune cose. E questo è un fatto importante che è a merito del gruppo dirigente della CGIL in senso lato calabrese. In altre realtà la torsione che ha avuto la polemica interna innescata alla vicenda dell'accordo del 10, dell'accordo sul regolamento del 10 gennaio, che ha portato anche a casi brutti come quello di Milano, che non sono mai successi nella CGIL, nelle piazze, quelle che ricordo io a Napoli, avevamo situazioni complicate, arrivavano anche i bulloni, ma mai all'interno dell'organizzazione. Il confronto anche nei momenti più aspri, ricordo tutta la discussione lacerante che ci fu intorno alla scala mobile, ma non siamo mai arrivati alle forme in cui ci siamo trovati a Milano e soprattutto a Bergamo, nei confronti di un segretario della Camera del Lavoro che stava dicendo il suo pensiero. Però in Calabria questo è stato evitato. C'è stato reciproco rispetto, forse perché in una realtà difficile e complicata essere quelli che Gad Lerner va cercando con la nuova trasmissione e i rivoluzionari scontrano sulle dita di una mano, quindi quando è interessato potremmo anche indicarcele, anche in questa realtà ce n'è qualcuno, e perché la radicalità della durezza della situazione non permette voli pindarici, sogni eccessivi. La durezza della condizione del lavoro e del reddito e dei salari
impone responsabilità ed equilibrio. E quindi io, come dire, registro, mi auguro che questo venga confortato anche. E però questo congresso, ieri lo ricordava Danilo Barbi, a Cosenza ci ha mandato anche un altro segnale, che farà molto piacere a Bruno, che si è particolarmente impegnato su questo tema, nonostante i miei rimproveri. Il tema delle pensioni, che viene, cioè, viene posto come un arretramento profondo e viene addebitato anche come errori al gruppo dirigente, nel senso che ci nascondiamo dietro, e noi dobbiamo sapere ascoltarlo, sapendo che è complicato nelle condizioni finanziarie del nostro paese riprendere questo punto, ma non possiamo non vedere che dopo gli interventi della Fornero il sistema fa acqua da tutte le parti, con effetti negativi, e non solo perché parliamo degli esodati che non siamo ancora riusciti a risolvere del tutto, ma perché una volta che si è passata al sistema contributivo per la condizione del lavoro dei giovani, questo non garantisce una pensione adeguata, e che gli effetti dell'allungamento dell'età pensionabile ha avuto effetti negativi su tanti lavoratori, penso a quelli del pubblico impiego, ma non solo a quelli del pubblico impiego, che ha bloccato la possibilità di far entrare i giovani nel mondo del lavoro. È un corso e il sistema oggi fa acqua da più punti, e questo è un tema che il Congresso nazionale deve prendere in mano in maniera realistica, graduale, ma affrontarlo. E l'altro punto che avvertiamo è il problema del lavoro, ma su questo poi tornerò. Ma c'è anche una considerazione che dobbiamo fare sul perché poi questo congresso in altre realtà non è riuscito a rispondere anche alla domanda di ascolto. Abbiamo messo in piedi, di questo, siccome l'ho votato, me ne assumo anche autocriticamente la responsabilità, che è un meccanismo degli emendamenti, è un meccanismo ferraginoso. Hai due mozioni, hai 10-11 emendamenti al quale ognuno cerca di dare nella dialettica interna dell'identità un valore o un altro valore, nonostante il regolamento abbia cercato di sterilizzarlo per concentrare l'attenzione sulle opzioni delle azioni, è un meccanismo che non ha funzionato e che non funziona, nonostante molti si siano dilettati nel campo dell'azione emendataria. In moltissimi casi i lavoratori non sapevano nemmeno che erano questi emendamenti e manifestavano il bisogno di parlare e di interrogare il sindacato sulla concretezza della loro condizione e su che cosa il sindacato intendeva fare. E questa è anche una lezione di riflessione che dobbiamo portare a conclusione del congresso. Ma il lavoro. Noi in Calabria abbiamo cercato già dalla conferenza di programma di delineare un'idea nostra di lavoro, di come era possibile creare lavoro in una regione del sud. E l'abbiamo coniugata con idee anche coraggiose, nuove. E guardando all'Europa e guardando la diversa politica che sia l'Europa e che sia il governo italiano, e l'impresa dovevano fare, cercando di porre al centro la questione del sud. Da quando abbiamo lanciato il piano del lavoro a oggi è successo di tutto, ma alcune cose sono rimaste ferme, che l'economia non migliora,
la situazione occupazionale continua a essere grave, e continua a essere grave soprattutto al sud e una regione come la Calabria. E allora, nel frattempo abbiamo avuto la nascita del governo Letta, la crisi del governo Letta, e adesso la nascita del governo Renzi. E noi continuiamo a interrogarci su che fare. A settembre scorso, insieme a CISL e UIL, insieme agli industriali, confidando nelle possibilità e nelle disponibilità del governo Letta, avevamo fatto un accordo che dopo 24 ore Letta disse era troppo costoso e sa com'è. Soltanto una piccola parte, un palliativo di quelle opzioni furono date. Adesso ci troviamo il governo Renzi, siamo prossimi alle elezioni europee, siamo prossimi al semestre europeo, ma i problemi nostri sono peggio di prima. Molte promesse, molte aspettative si sono create, ma ancora fatti non ne vediamo. Si è fatto il calcolo, ora io rispetto alle promesse, alle proposte che ha avanzato, i titoli almeno, non ho nessuna obiezione, anzi sono presidato su quel terreno. Domenica avremo il direttivo confederale che dovrà puntualizzare qual è la posizione della CGL rispetto al governo Renzi. Che cosa vuole il governo Renzi? Una forte operazione di abbattamento del cuneo fiscale. E non si capisce bene in che consistenza. 10 punti, 10 miliardi, se riguarda solo il versante delle imprese o riguarda il versante delle imprese e anche lavoro dipendente, detrazione sul lavoro dipendente e pensionato. Vuole un sistema universale di protezione di quelli che perdono il lavoro, superamento della mobilità in deroga che ormai non si riesce a reggere, è un sistema universale di protezione che riguarda chi perde il lavoro, chi sta in cassa integrazione e chi il lavoro non riesce ad avere. E dovremmo dire di no. Poi vuol lanciare l'educazione, un asse centrale è l'edilizia scolastica, anche per rilanciare l'edilizia, la sicurezza, che è stata sempre la nostra fissazione. Poi vuol pagare le imprese, benissimo, per immettere nel circuito economico risorse, visto che le banche non sono nelle condizioni di alimentare il credito di esercizio e il credito di investimento per le imprese. E dovremmo dire di no. E via di setta. Ma su questo punto, ho visto, leggevamo l'intervento della il nostro segretario generale al congresso di la domanda è che i soldi, perché quello è il punto su cui anche il governo Letta è impattato. Benissimo, adesso il ragionamento lo guardo dal sud.
capisco che noi abbiamo bisogno di una terapia urgente, come dire, dobbiamo far bere il cavallo, le imprese e i consumi, perché altrimenti l'economia non riprende. I calcoli che hanno fatto circa 60 miliardi, 30 possono venire dalla Cassa Depositi e Prestiti, che è già prevista nella legge di stabilità per investimenti. Poi una parte viene dalla spending review, poca cosa, 3-4 miliardi, altrettanto dalla lotta all'evasione, ma mancano ancora, per fare tutto questo che ho detto, dai 10 ai 20 miliardi. La cosa che noi chiediamo, ma non ci daranno mai, è una patrimoniale. Ma dopo quelle che hanno fatto sull'IMU, credo che anche questo governo e anche Renzi non saranno nelle condizioni di affrontare questo tema. E quindi allora il problema ci ritorna. Ora, attenti, io sono per sfidare Renzi sul terreno che il nostro paese sta vivendo una fase costituente, sia per mettere mano al sistema istituzionale oltre che della rappresentanza politica, perché il nostro sistema non funziona più, sia quello centrale e sia quello periferico. Teniamo le regioni che stanno in quelle condizioni, teniamo le province che non sappiamo, ma non sappiamo che cosa dobbiamo sostituire. I comuni, tra l'altro qua in Calabria abbiamo comuni dissestati e commissariati, l'individuazione delle aree metropolitane sono questioni di difficile decifrazione. Ma su questo punto dobbiamo fare un lavoro serio e lo dobbiamo fare ora, perché il funzionamento e i costi di queste istituzioni incidono, e a questo accoppiare un serio programma economico diverso da quello che abbiamo vissuto. Sì, dobbiamo sfidarlo sul, e il Sud deve essere chiamato alle sue responsabilità. Sta venendo avanti un'ipotesi, io penso che noi la dobbiamo discutere in questo contesto. L'ha posta Scalfari nel suo articolo, nel suo fondo domenica. C'è una parte che dice, e qui l'Europa, e quindi qui l'importanza delle prossime elezioni europee. E non a caso noi, come ricordava Bruno, ci siamo impegnati fortemente su questo tema a novembre. Abbiamo detto che l'appuntamento europeo è importante, dobbiamo contrastare l'Europa dei burocrati, che in Calabria oggi l'Europa viene vista come vessatrice e non come dimensione amica, opportunità, proprio per le politiche che i burocrati e le politiche di austerità neoliberiste hanno determinato una miscela esplosiva che ha fatto emergere anche i populismi e i nuovi razzismi che oggi insediano l'Europa. Ma sull'una e sull'altra strada non c'è una possibilità di speranza. Noi abbiamo bisogno di più Europa che determina politiche di crescita e di politiche che riqualifichino anche l'occupazione e il modello sociale, che è stato l'elemento distintivo dell'Europa. E non a caso il 4, lo ricordava anche Gianfranco, avremo in Europa una manifestazione di tutti i sindacati europei per lanciare a tutti i partiti europei il programma, a cui abbiamo contribuito anche noi e soprattutto i tedeschi, la DGB, quando abbiamo messo in campo una politica della crescita e una politica per creare lavoro. Noi l'abbiamo coniugata con le nostre proposte, i tedeschi l'hanno coniugata con un'azione che poi ha inciso
nella nascita del governo della grande coalizione con la presenza dei socialdemocratici, che hanno imposto il salario minimo, guardando a tutti i mini job che rappresentano più del 50% del mercato del lavoro tedesco. Ma per quanto riguarda noi e il semestre italiano, e guardando anche la dimensione mediterranea, noi dobbiamo superare il vincolo del 3% e ci devono dare spazi per gli investimenti nell'educazione, nel sistema infrastrutturale, nella modernizzazione anche tecnologica delle comunicazioni, che è la frontiera che contraddistingue. E questa è la partita importante a cui si aggancia anche la politica di Renzi. Io guardo con interesse al lavoro diplomatico che sta facendo in Tunisia il Presidente della Repubblica, in Albania, un lavoro per preparare il contesto dell'appuntamento del semestre, che l'Italia era scomparsa da questo contesto. Oggi ci dicono, noi abbiamo bisogno dei 10 ai 15 miliardi aggiuntivi a quelle operazioni per fare questo. E allora qualcuno ha lanciato l'idea, scambiamo i fondi comunitari con il non versamento delle quote annuali che noi diamo all'Unione Europea. Noi diamo circa 16 miliardi annui sul fondo dell'Unione Europea, del fondo comunitario ne riceviamo 10 all'anno. Manteniamo una quota limitata per gli investimenti strutturali e liberiamo queste risorse per immetterli nel mercato. Penso che dal sud dobbiamo discutere, ne abbiamo cominciato a parlare ieri al direttivo di Cosenza, ci torneremo di BAF. C'è una... Perché rifletto su questa esperienza? Dovunque, in tutti i congressi che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che faremo, non c'è uno che parla bene dei fondi comunitari, che non li spendiamo male, non servono a rimuovere i gap infrastrutturali della competitività. E poi penso, la storia del Sud, della politica di sviluppo del Sud, ha incrociato i fondi comunitari degli anni 90. In precedenza la politica per il Sud la faceva il bilancio dello Stato. Certo. E intorno all'equivoco dei fondi comunitari si è giocato il grosso imbroglio intorno al Sud. E in modo particolare la politica di Tremonti, che con questa operazione ci ha ridotto fortemente i fondi ordinari, soprattutto sul terreno degli investimenti infrastrutturali, e ha fatto trasferendo le risorse al nord, compreso i FAS. E in più, ieri c'era questo intervento di Carlo Della Loggia su questo punto che mi faceva riflettere, al sud oggi c'è un sentimento di anti-italianità, ed è vero, perché noi vediamo il paese, ma il paese vede il sud come responsabile dei suoi mali perché non ha saputo affrontare. Noi dobbiamo uscire da questa ambiguità, che assomma zero per il sud e per il lavoro al sud. Io penso che dovremmo, benissimo, io penso che oggi, se devo fare un intervento per la competitività delle imprese e non ripercorrere la strada degli incentivi agevolati che non hanno prodotto niente, se devo fare un'operazione per abbattere
contestualmente, quindi non nella misura di 5-6 miliardi che guarda, ma che guarda anche alle detrazioni sulle pensioni e sul lavoro, che porta immediatamente 80-90 euro a singolo lavoratore mensilmente, anche riattivo anche i consumi e determina le condizioni di competitività sia delle imprese meridionali ma sia anche delle imprese italiane. Se questi soldi servono a garantire un sistema di protezione, vedremo che cosa intendono per Jobs Act, ma se mi offrono un sistema per cui io non devo ricorrere ai fondi comunitari per mantenere in piedi i lavoratori in mobilità in deroga, ma me lo garantisce un sistema nazionale, certo, che prescinde dal soddisfacimento dei bisogni in rapporto alle risorse che sono disponibili, per cui arriva fino a 10 e gli altri 70 va arrangiate, e noi siamo stati costretti ad arrangiarci utilizzando il Fondo Sociale Europeo che è destinato ad altri fini. Ma perché io devo stare dentro questo gioco? Ovviamente pongo dentro questo sistema delle priorità delle 5 regioni del sud, chiedo che a questo punto il bilancio ordinario, che la questione meridionale diventa questione nazionale e che diventa quindi questione italiana e non questione dei meridionali che non sanno gestire le risorse comunitarie e quindi sono vittime della loro incapacità, perché poi c'è anche un fondo di verità dentro la non spesa e dentro quel sistema si è alimentato un blocco speculativo, finanziario, che è contrario alle politiche di sviluppo e di crescita del lavoro del sud. Noi siamo di fronte a un dilemma, vedremo i prossimi giorni come si affronterà, ma io penso che il sud deve avere coraggio, anche il sindacato del sud di fronte a questa sfida innovativa e anche impegnativa, perché il lavoro non si inventa ma si crea, e oggi per creare il lavoro tutte devono essere poste di fronte a una sfida. Dobbiamo prendere atto che per 20 anni l'idea che sull'autonomia del sud noi potevamo costruire economie regionali autonome e competitive non è andata. Dobbiamo ritornare, e questa è una responsabilità di tutte le classi dirigenti del sud, anche se ovviamente dentro queste cose abbiamo fatto anche tante cose buone, perché poi non è tutto meglio, ma oggi il punto è un altro, è il punto che la questione meridionale diventa questione nazionale, perché dentro queste scelte che si gioca anche la possibilità di creare lavoro. Ma di queste cose poi discuteremo, non voglio farla più lunga. La Calabria. Ovviamente dentro questa politica nazionale poi si giocherà anche le condizioni di fondo che si presentano ad una regione che ha l'economia che ha la situazione finanziaria che raccontava il compagno consulente finanziario che ha parlato per prima, dove il credito ormai viene dato dalle banche dell'usura della criminalità, come ha dimostrato, e c'è una sofferenza profonda sia nel credito ordinario che nel credito di investimento. Ma che dobbiamo fare più di quello che abbiamo fatto per dare una svolta a questa cosa? Questo è il punto che abbiamo davanti, perché la sanità non funziona e abbiamo fatto denunce, i trasporti non funzionano e anche l'ultimo incidente ne è dimostrazione, non funziona i rifiuti. E noi abbiamo delineato un modello di sviluppo, perché abbiamo detto, guardate, dentro questa crisi, questa regione, dobbiamo salvaguardare
i settori di forza, ma inventarci anche il futuro. Quindi abbiamo lavorato e lavoriamo sull'energia del futuro, le ricadute dell'energia sul futuro, sul sistema industriale. Abbiamo scelto il sistema della formazione e della ricerca come grande leva di modernizzazione anche della società calabrese, oltre che di crescita dell'occupazione. Puntiamo sul settore agroindustriale, e però poi impattiamo. La valorizzazione dei beni culturali, voi qui avete voce, a cui connettere attraverso una modernizzazione del sistema dei trasporti anche le potenzialità del turismo e dell'immagine della Calabria in Italia e nel mondo attraverso una politica corta, non è qui che fa l'attuale assessore alla cultura. E poi impattiamo nel ciclo dei rifiuti. Vengo da una regione in cui ho vissuto con angoscia la vicenda del cumulo dei rifiuti. E Bruno dice delle cose sagge, ma anche qui, guardate, un anno fa, io per la verità capisco la mobilitazione dei movimenti, la battaglia che la Camera del Lavoro, ma c'è un problema. Un anno fa, e qui il prefetto Repucci, che era un esperto di monnezza, mi fece capire alcune cose e fece un discorso verità. Si creava la classe dirigente calabrese, di destra e di sinistra, non ha mai fatto scelta sul sistema di... E tutti sono andati avanti sulle discariche, mettendo tutto. E quel sistema faceva comodo alla politica, faceva comodo ai cittadini, faceva comodo alle imprese legali e illegali. L'anno scorso abbiamo vissuto una crisi. Come si è affrontata quella crisi? Si è scaricato tutte le responsabilità sul commissario, come succede sempre. E poi noi diciamo, attenti a scoprirti, non prenderti questa patata a bollette, perché non ce la fai. Non ce la fai il sistema politico a fronteggiare. Il nuovo ciclo che fate di raccolta differenziata, di selezione, di impianti di compostaggio, di termovalorizzatori e di strutture minime di discariche di supporto, perché ieri sera sentivo nel dibattito la teoria dei rifiuti zero, esiste solo nelle intenzioni, perché tu puoi ridimensionare la portata dei rifiuti, ma poi rimane un 30, un 40% di umidi di solito che devi trattare. Chiaro? Non è che te li mangi o li porti in discarica. E ormai in Calabria le discariche non le vuole più nessuno. E questo è il punto del cortocircuito. E quando abbiamo affidato all'assessorato, dopo l'anno siamo entrati nuovamente in crisi e c'è un conflitto istituzionale. Sindaci che se le prendono con la regione, cittadini che se li prendono con tutti. Beh, io penso che Iole Santelli una cosa l'ha detto, lo dobbiamo dare in mano ai prefetti, perché loro hanno i poteri e anche i servizi segreti. A Napoli, quando si dovette risolvere la crisi, mandarono dei generali che veniva dai servizi segreti. E io rimasi impressionato, nella cosiddetta terra dei fuochi bisognava aprire la discarica 24 ore, tutte le proteste che andavano, dopo 24 ore si inizia a tacere tutto e si aprì la discarica senza colpo ferire. Chiaro?
così come si aprì Scagliata, perché oggi ho visto che è sotto inchiesta tutto, così come è sotto inchiesta anche i prefetti, questo non è che garantisce, ma comunque hanno uno strumento per governare. Ora, voi pensate che i comuni e la regione, che sono sensibili anche alle elezioni, possono affrontare questo problema? I prefetti hanno due condizioni, che sono: non hanno bisogno di elezioni e non hanno hanno gli strumenti dello Stato e degli apparati dello Stato per selezionare. Ovviamente questo bisogna farlo nel dialogo con i cittadini e con le istituzioni, soprattutto le province, ma non abbiamo altra strada, perché da come capisco il problema si stanno trovando palliativi, che è la riapertura di Termopoli, ma le questioni di fondo che rimangono, e rimangono soprattutto nella provincia di Cosenza. Io non capisco, perché oggi ne abbiamo discusso con i compagni, sui termovalorizzatori, li propose gli industriali, abbiamo i tracciamenti che sta in crisi, a Bibbo e... che ci vuole? In Germania i cementifici utilizzano queste cose senza effetti negativi sull'ambiente, anzi. Però noi dobbiamo avere il coraggio delle scelte e di intervenire. Chiudo su una questione più sindacale, la vicenda del questo poi Gianfranco lo dirà domani, è l'accordo sul il regolamento per l'applicazione. Noi ieri abbiamo fatto una discussione seria sul valore di questo regolamento. C'è stata una discussione anche aspra, e siamo a un punto delicato anche interno. La compagna Camusso, perché poi qual è il paradosso? Che la polemica non è nata sull'accordo di giugno, e nessuno ha chiesto il referendum, perché quello era l'accordo, il regolamento è l'applicazione. Abbiamo sentito le cose più assurde anche ieri, le sanzioni a... Noi andremo alla consultazione anche in Calabria, e guardate che nel nostro congresso abbiamo fatto votare 31.000 lavoratori, di cui 24.000 attivi e 7.008 pensionati, ma ci ritorniamo, perché quello è uno strumento. Certo, ci sono anche elementi di criticità, ma l'azione negoziale delle categorie deve regolamentare questi passaggi e la fase transitoria, ma mette fine alla stagione degli accordi separati, introduce il principio che i lavoratori devono votare sui propri contratti, stabilendo il quorum della maggioranza, 50+1, toglie le quote proporzionali del 30%, con questo sistema la CGIL si certifica con i voti quello che dice di essere, acquisirà un numero di delegati superiore, blocca la frammentazione, perché condiziona la coalizione con il vincolo del 5%, un po' sostanzialmente quello che si fa nel pubblico impiego. E poi ogni categoria ha la sua storia. La Filtra l'altro giorno diceva: che cosa c'è diverso rispetto alla 146? Quando noi proclamiamo gli scioperi non in regola e veniamo sanzionati, ma mica viene sanzionato il delegato, viene sanzionato
il sindacato. In termini di soldi, qui c'è il punto dell'esigibilità dei contratti. Poi noi come CGL, per principio, almeno ricordo quando stavo in edile, quando firmavamo un accordo, anche i punti che non ci piacevano li rispettavamo, ma lavoravamo per superarli. E le sanzioni, se ci sono, ci sono per le imprese, se viola, e per noi. Chiaro? E in ogni caso è demandato alla negoziazione nazionale. E questo regolamento dà forza al contratto nazionale. Si dice, ma non risolve il problema della Fiat. Certo, certo. C'è bisogno, perché la Fiat non sta più dentro la Confindustria. E c'è bisogno di una legge. Ma voi pensate che la legge è una legge snella, che recepisce quello che le parti sociali hanno stabilito? È possibile farla se c'è un blocco di interessi che la sostiene? O perché si mette d'accordo Renzi e qualcun altro? Ma voi tenete conto il Parlamento italiano e che in questa maggioranza di governo c'è ancora un certo saccone a cui siamo tributari di parecchi guasti. E allora, responsabilità. E poi una cosa grave, che non è accettabile da parte dei metalmeccanici, che noi siamo una confederazione e se la maggioranza esprime un orientamento, quell'orientamento si rispetta. Che il compagno Landini non può dire fate quello che volete, io non mi sento vincolato. No, su quella affermazione abbiamo fatto il vecchio congresso, perché noi non siamo la CISL, una confederazione di sindacati, noi siamo la CGL di Vittorio. E ieri, e con questo chiudo, si portava, perché l'ha ricordato Bruno Colini sull'unità, la vicenda quando passavamo dalle commissioni interne ai consigli di fabbrica. Fu un altro passaggio tormentato negli anni 70. La CGL, almeno la stragrande maggioranza della CGL, non voleva passare ai consigli di fabbrica, che invece hanno sostenuto unitariamente da tutti, ma per una ragione semplicissima, perché la storia della CGL, e io allora ero a sostenere i consigli di fabbrica, la storia della CGL era fatta nel primo dopoguerra, durante il fascismo e dopo, nel clima della discriminazione anticomunista e antisocialista, di certezze che i rappresentanti nei luoghi di lavoro fossero affidabili, reggessero lo scontro con il padrone e non si vendessero. E quel sistema permetteva di selezionare di più i quadri, perché c'era un peso maggiore del sindacato organizzatore. Trentin sosteneva il nuovo, l'opereo massa che era diventato egemone nel mondo del lavoro. Ma quando si aprì lo scontro, Trentin si fermò. Dopo un anno, tutta la CGL arrivò alla scelta dei consigli di fabbrica, che fu un processo, una diffusione di quell'esperienza. Ma allora si trattava di passare da un modello all'altro. Oggi i metalmeccanici, che cosa possono, perché i metalmeccanici allora aprivano le conquiste che poi arrivavano a tutti gli altri del movimento. Oggi quali conquiste possono essere diffuse? Gli accordi separati, la marginalizzazione della FIOM dai contratti nazionali che una volta determinavamo noi. E allora questa è un'occasione anche per loro.
e a un certo punto bisogna discutere anche con chiarezza e con responsabilità. Ma io sono convinto che questo passaggio delicato lo riserveranno i lavoratori e anche i lavoratori calabresi ai quali informeremo e anche i compagni metalmeccanici, anche quelli che simpatizzano, dovranno poi dimostrare che cosa c'è di astruso e di mortificante in questo accordo. Allora, comunicazione della commissione elettorale, e poi insomma ci diciamo come il Presidente ci dice come vuole organizzare i lavori di domani, perché ha il conto degli interventi, dobbiamo regolare il dibattito, è giusto, e poi avere diciamo un congresso che sia di merito, però scusate che dovete votare, quindi vi chiedo solo un attimo di cortesia. Abbiamo fatto un primo passaggio nella commissione elettorale per stabilire dei criteri, sto parlando della composizione degli organismi dirigenti, cioè del comitato direttivo confederale. Il criterio l'ho annunciato nella relazione, per cui vado veloce, è quello di avere un comitato direttivo che sia più funzionale alle esigenze dell'organizzazione, nel senso, in un periodo in cui ci siamo detti che dobbiamo essere tutti snelli e fare la dieta, anche il comitato direttivo nei componenti farà la dieta, fermo restando che nella composizione saranno rispettati già i criteri che ci siamo dati, tutte le pluralità e le categorie che compongono la confederazione. Questo significa che tra dirigenti e lavoratori, lavoratrici, dentro i comitati direttivi tutti saranno rappresentati. Questi sono dei criteri oggettivi e politici che ci siamo dati, così come quello che abbiamo chiesto e che metteremo nel dispositivo, chiederemo in alcuni casi rispetto alle categorie. Ci sono delle categorie che partecipano al nostro congresso, dei segretari generali di categorie che partecipano al nostro congresso, che poi saranno elette probabilmente in istanze successive. Diciamo. In quel caso abbiamo e chiediamo a quei segretari, certo, di entrare nel comitato direttivo, perché vanno giustamente insomma, rappresentati in un modo anche per essere sostenuti nel processo successivo, ma poi di diciamo, già pensare ad un primo direttivo, quando avremo il primo direttivo, delle sostituzioni nel caso in cui vengano eletti in diciamo, un'istanza successiva, per mantenere diciamo, un livello di discussione all'interno del territorio, così come è giusto che sia. Poi con i livelli regionali abbiamo modo di rapportarci ogni giorno nei comitati direttivi regionali e nei comitati direttivi di categoria. Il numero che dobbiamo votare, così la commissione elettorale domani mattina avrà modo di lavorare sia sui delegati al congresso regionale, ma non si vota lì, è un criterio già dato dai congressi, e sia sui nomi da inserire nel comitato direttivo, che vi proponiamo è di 49 componenti. Naturalmente anche qui i criteri donne, posti di lavoro, giovani, saranno cura e sarà cura di tutti noi rispettare. Per farli rispettare c'è un metodo totale che vale, che chi ha più si fa carico di chi ha meno, della solidarietà, di questo alle categorie che sono dentro la commissione elettorale, che sono rappresentate in questo senso, insomma devo dare atto, merito per il fatto di aiutare e di provare ad aiutare un processo che vuole mantenere per intero il livello della struttura confederale al massimo. Quindi Presidente, mettete voto. Se non ci sono osservazioni. Se non ci sono osservazioni, sì, possiamo votare. La proposta del segretario. Chi è la parola? No, per la commissione elettorale. Chi è contrario? Chi si astiene? È passato. Allora, vi voglio ricordare domani mattina alle 9.30, puntuale questo obiettivo. Siamo 10 ore di ribasso.